E quello che state ascoltando è Fumble! È Fumble! Anzi, scusate, ecco Boldi! Appena preso in mano una birra, ci sia Daniele, mi si è venuta in mente una vignetta circa un mio personaggio che apre una birra al tavolo. Infatti, come vedi, sei da solo da quel lato del tavolo senza nessun apparato elettronico. Che è tutto da questa parte. Io salvo il dadone, com'è che era? Esatto. Fortuna è salvo, è lì in fondo. Quindi. Grazie a Daniele che è venuto a giocare con noi a Comaldi! Comaldi! Grazie a voi! E sappi, Roberto, che c'è un altro cestino di miniature dove ci sono tutti i coboldi, che credo sia quello di fianco a quello che hai preso. Vabbè, deve fare A o B, lui sceglie per forza C. No. Sì, ma poi sai che io sposto i cassetti, quindi... Perché sposti i cassetti, Claudio? Perché è una persona malvagia. E fin lì, ma perché si vuole sorprendere. Ah, la mattina si sveglia, li sposta, se non se lo ricorda. Ma lui li sposta solo da ubriaco. Perché si pensa non se lo ricorda. Cioè, sempre. E questi Nazgûl da dove arrivano? Dai, sono i nuovi coboldi, ci hanno paura a pato. Arrivano da Modena, erano in offerta che ho comprato. Quello che state ascoltando è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano e in Italia. E torniamo alle nostre radici giocando ai coboldi. Coboldi! Che sono l'animale guida di Fumble e nonché dei depravati sociopatici. Già. Se vi piacciono i coboldi, potete andare a condividere il video, condividere il podcast, mettere delle recensioni su iTunes, ascoltarci su Spotify da questa settimana, andare a fare una donazione o a comprare dei giochi passando per i link sul nostro Amazon. Grazie ai link che avete usato dal nostro Amazon, sappiate che abbiamo comprato lo starter set della Leggenda dei Cinque Anelli, quindi grazie. Che è molto bellino. È già un bellissimo manuale, sono solo 100 pagine in tutto. Il manuale completo appena esce verrà ovviamente preso. Dovessi vendere i miei compagni per... Cosa? Chi? Cosa? E questa sera giochiamo a Coboldi, quindi Daniele fa riassunto. Giusto, è vero. È senza annunci, però oggi? No. Così d'amblè? Sì, ma qualcosa mi ricordo, anzi. Dunque, eravamo rimasti... Perfetto, io mi sentivo nel molto deserto. Non mi ricordo un cazzo. Dopo che il gruppetto di Coboldi aveva fatto conoscenza con la banda degli gnomi di Alka-Seltzer, che era Alka-Seltzer, vero? Lo gnomo antinfiammatorio che doveva controllare con i suoi seguaci che il deserto non prendesse fuoco e che quindi era assolutamente contrario. E nei coboldi è una cosa che ha perfettamente senso. Succede. Succede molto spesso. Avete mai visto bruciare un deserto, come diceva? No, per quello ci stiamo attenti noi. Sarebbe da dire che forse è bruciato prima di diventare deserto, ma va bene. Ma loro sono la razza più intelligente, come ricordavano. Beh, dopo essere aver avuto problemi con i demoni, si sono separati, hanno deciso di fare la ribellione per proteggere il deserto, dove c'è un esercito di demoni accampato. Fra l'altro. Di elfi, che poi sono demoni, però. Elfi alleati con i demoni, così, sì, no? Perché ricordiamo, per chi non fosse conscio, in questa ambientazione i demoni hanno deciso di abbandonare la razza prescelta, che era quella dei coboldi, e dopo una riunione di condominio hanno deciso di, in concomitanza con il dio che un tempo ha salvato questo mondo, lode a dio Grubal, hanno deciso di, vabbè, allora ci prendiamo gli elfi non piacciono a nessuno, ai demoni vanno bene. E quindi praticamente si stringe questa alleanza tra i coboldi e gli gnomi per sconfiggere i demoni che hanno appunto portato le fiamme demoniache in prossimità. Questo tu non lo sai, tuo personaggio, ma i coboldi stanno andando a affrontare questi demoni perché è stato detto loro, dopo l'incontro con un grande saggio nella caverna delle meraviglie, è stato detto loro che i demoni hanno detto no, gli elfi sono difficili da controllare perché sono troppo intelligenti. Vogliamo qualche razza inferiore, e allora stanno cercando di svegliare l'antico dio che dorme nella profondità delle caverne delle meraviglie per ritrattare il contratto, e loro stanno andando sono a fermarli praticamente. Sì, questo esercito sta per minaccia, dice ok, se noi dobbiamo entrare nella caverna delle meraviglie ci servono dei coboldi, perché solo la mano viva di un coboldo può aprire la caverna, e per andare a svegliare il dio addormentato e dirgli gli elfi non ci piacciono. Ok.
E Alka-Seltzer, conoscendo il luogo, ha praticamente condotto il gruppetto, il manipolo di coboldi attraverso le miniere di Gnomoria, convinto che fosse la strada più breve e soprattutto più sicura per arrivare al centro del campo di militare dei demoni e degli elfi. Vedremo poi se è vero, nel senso che noi ci siamo infiltrati in questi cunicoli, abbiamo affrontato i nostri gemelli cattivi gnomi, anche un enorme gnomo, uno gnomo gigante, che è un po' un controsenso, però poi quando l'abbiamo sconfitto definitivamente si è ritrasformato. Sì, era posseduto da qualche entità soprannaturale. E fino ad arrivare a... Che come tutte le entità soprannaturali con i coboldi fa una pessima... Sì, ma fatta dai, una, fatta due, fatto. Fatta tre, la voce dovrebbe essersi sparsa, eh. I corruttori ci hanno provato a spargere la voce. Non li hanno, si vede che non li hanno ascoltati. Difatti i corruttori, quello che è venuto a attaccarvi nelle prigioni, quando stavate interrogando l'elfo... è stato evocato e ha detto no. E se ne è andato immediatamente. Salve! Perché i corruttori sanno bene qual è il vero potere dei coboldi. Lo sfracellamento. Sì, viene chiamato così da generazioni. E era finita che avete sconfitto lo gnomo, gli altri gnomi, quei pochi, erano scappati, avevate esplorato un po' le caverne e avevate trovato una scala a chiocciola di tipo sotterraneo di un castello che entrava in questa grossa caverna e portava verso l'alto dove c'era la luce, e stavate per uscire quando Sir Calibur aveva detto ma un riposino, e vi eravate sistemati per fare al momento un riposo breve. Poi ditemi voi, ma perché così ci raggiunge fare. Anche capitano, che sarà qua da qualche parte, che sta scendendo le scale. Però dato che è capitano, è un capibara, ci metterà metà del vostro long rest. Dipende se inciampa. No, il capitano non inciampa mai, al massimo si siede. Perché andrebbe troppo veloce. Se perché non capisci qual è il culo e quindi in realtà se cade... È impossibile che si ribalti. Ecco. No, in realtà è che se supera una certa velocità si appiatta per terra. No, sto andando troppo veloce. Sfida ogni legge della fisica. Nel momento in cui cade da un gradino in realtà lo percorre in verticale. I movimenti del ragno, no? È lo stato semilipido. E non newtoniano. E riprendiamo con, appunto, avete fatto questo piccolo campo, vi siete sistemati, bendato un paio di ferite, perquisito gli gnomi e vi state sistemando, decidendo, state discutendo appunto se fermarvi un po' più a lungo per recuperare tutte le forze o andare direttamente per evitare, per avere l'effetto sorpresa che in teoria dovreste avere. Effetto che? Beh, allora... Effetto sorpresa, dice Undonald. Si chiama così quando non se lo aspettano. Io direi che tanto non si aspetteranno mai che dei coboldi arrivino con uno gnomo, quindi l'effetto sorpresa l'abbiamo in ogni caso. Sì, infatti. Vero? Ha senso. Vero. Quindi? Riposino? Mi l'ha detto! Beh sì, a me non serve, ma mi sembra un'ottima idea. Oh, ottimo, allora tu farei la guardia. Ah. Non dovevi dirlo. Vabbè. Quindi voi vi mettete a riposare mentre Undonald fa il primo turno di guardia. Senti, io ci terei anche a dire che nel frattempo abbiamo fatto l'avanzamento di livello. Giusto, sì. E il mio è stato complicatissimo. 20 secondi. Togliendo i commenti, l'avanzamento di livello di Claudio, per farvi capire quanto è complicata anche la quinta edizione, gli ha richiesto 20 secondi. E ho preso ben 2 punti ferita perché ho tirato 3 con il dado. Con meno uno, meno in uno con Ongo Coboldo. È facile fare questo. Ongoldo. Quindi, primo turno di guardia di un paio d'ore. Ne avete bisogno di fare 3-4. Okay. Passa tranquillamente, non c'è nessuna traccia. Da un certo punto, quando il prossimo che si sveglia vede che è stato spostato alcuni cadaveri degli gnomi e il cadavere dello gnomo gigante, perché lì era tutto coperto di sangue, è stato un po' pulito perché c'era un odore abbastanza intollerabile, nonostante voi veniate da Drag, il continente dove appunto le razze civilizzate sono Hobgoblin, Goblin, Bugbear, quindi c'è un forte odore, però è odore di casa. Ma è stata in un rettilario? Che schifo. Niente forte come l'odore di un rettile. E noi siamo quasi tutti in per fortuna quello che non lo è, mi sa che puzza di più. Fortuna i coboldi ce ne sono pochi, però il riposo passa tranquillamente. Il primo turno. Chi fa il secondo?
Perché c'è un secondo? Non so, io devo, io devo dormire in maniera continuata. No, non c'è o... bisogno. Gli do una scossatina. Un donal. Mm-hmm. Un donal? Cosa? Vai, sei passato un paio d'ore. Fammi fare il turno, il secondo turno. Ma sono ancora stanco. C'è gente che vuole dormire. Tornare di guardia? O sbaglio qualcosa? Sì, sono fresco. Allora, cosa, anzi, sono stanco adesso. Fallo tornare di guardia. Tu l'hai svegliato. Sì. Vai pure a riposare. Oh, grazie, che sai che la fase REM è importante. E si accascia di fianco. Ok. Mentre tu senti, continui a sentire evidentemente tipo dei rumori. Sì, capitano che sta scendendo la scala. Vedi che non è. Io intanto vi ripeto, c'è gente che vuole dormire, state zitti. Fai silenzio. E si mette a dormire, Londra. Tu fai il tuo turno di guardia, passa anche quello tranquillamente. Nessuno sa che siete qui. Nessuno è così folle. E pensi in questo momento. Non sapranno mai che siamo qui. Nessuno è così folle da attraversare le miniere di Gnomoria. Ovvio. Poi ci pensi un attimo, ti guardi intorno. Scrolli le spalle, perché in realtà è stato abbastanza semplice. Si vede che i demoni, vedi, uscire dal ranghi dei demoni ha aumentato il vostro potere. Giusto. Comincia a avere della fiducia kobolda in me. Mm-hmm. Un po' di fiducia kobolda. Aia. Che trasuda. Soprattutto ogni tanto c'è Sir Calibur che si sveglia e fa basta fare casino, anche se nessuno sta facendo rumore. E ogni tanto mi senti dire anche Krubi. Chi svegli? Facciamo 5. Il Krukato. Krukato! Mi stavo mangiando mentre dormivo. A me non mi sono molto chiari sti torni, eh. Comunque dovrebbe toccare a te in teoria. Va bene. Io l'ho già fatto. Sei quasi di lanciarti comando. Fai un altro turno. Si lancia sonno addosso. Ho un sonno, cazzo. Aspetta che lo faccio. Vuoi che ti rinfreschi un po' la faccia? Faccio le manine coperte. Ah, esci! Ah, come non detto. Ti metti a fare il turno di guardia. Durante il tuo turno di guardia non succede assolutamente niente. Mm. Quando stai per andare a svegliare il prossimo, che chi è? Beh. L'ultimo. Scat. Bravi, che lasciate dormire il nostro capo. Certo. Bravi. Tu mi insegni le cose, per me sei importante dormi. Mentre stai pensando, stai anche cercando di capire in parte come sono accresciuti i tuoi poteri in questa avventura che stai compiendo con i tuoi compagni, senti una vocina provenire da in fondo alla caverna. Krukatok, vieni. È inquietante, sembrava la voce del fantasma del Natale passato, The Muppet. No. Ma pezzi. No, sonno. Che scatte sto a te. Io faccio deflect missile sulle sua mano che cerca di toccarmi. Sonno. Spendi un punto key per rimandargliela indietro. Sì. Ok, tu ti avvicini per prendere la mano, lui te la prende, te la rimbatte e ti dai un 5 in faccia. Aio! E si rigira dall'altra parte a dormire. Brutto bastardo. Vabbè, ma vieni a incontrare il grande drago saggio. Il drago saggio, vado. Prendi il corpo dell'ognomo, è lui la chiave. Quale corpo dell'ognomo? Ma quello enorme, e come lo sposto? No, dovrebbe essere piccolo ora. Controlla un attimo. Forse mi sono sbagliato. Sei grande, non fa niente. Guarda lì! E vedi, dal nulla, e si sente una voce di un kobold che sente e si accende una luce sul cadavere dello gnomo. Ok. Vado verso lo gnomo. E vedi che brilla, tu brilla di luce. Spirito. Portalo di qua. Si accende un'altra luce che va nel fondo della caverna. Mi piace questo indicatore, non devo fare un cazzo. E prendo il corpo e lo porto in fondo della caverna. Trascina il corpo verso il fondo della caverna e vedi che c'è una piccola alcova. Mm-hmm. E dentro c'è una pozzanghera di 3-4 centimetri. E ce lo butto dentro.
rimane fatto! E ora? Ora? Aspetta! Oh! Allora state zitti! Scusa! Metti il muto! Vedi che si accende la luce? Il corpo inizia a sprofondare piano piano nell'acqua, nonostante ti sembra strano perché sembra veramente alta per centimetri. Ma io mi ricordo i grandi poteri del drago saggio, quindi... Ti sembra di vedere una luce bluastra che proviene dall'acqua, fino a che il corpo non scompare e l'acqua inizia a tremare, quasi a sobbollire. E vedi che si sta allargando la pozza. Grande drago saggio! Dovrebbe essere così. Così come indietro. Ok. Ne faccio tre per sicurezza. Vedi, c'è un getto d'acqua che ti investe in pieno, spegnendo tutto quello che hai. E che palle! Occhi. E il resto si propaga per tutta questa piccola zona della caverna. E quando finisce ti ritrovi con l'acqua che praticamente arriva sopra il tuo petto. E c'è una specie di piccolo laghetto illuminato dalla luce, come se fosse da provenire da sott'acqua. Ti sembra di vedere la punta di un pezzo di legno che esce dal centro del lago, con una mano artigliata bianca. E quello che vedi uscire è un coboldo bianco con 52 torce. No, è un coboldo bianco con in mano un bastone. Vedi che è semi trasparente. E mentre sale fa giusto, faccio più piano, più piano. Perfetto. E appoggia i piedi artigliati sull'acqua, si formano alcune piccole onde. Oh, grande drago saggio! Ah, chiamami con il mio nome! Il mio vero nome! Il nome in coboldo! In umano! In umano? Stupido idiota! Sì! Ah, okay. Vedo che i coboldi di oggi sono sempre saggi! E certo! Tu hai seguito la mia voce! Sì! E mi hai liberato da questa prigione! Ah, eri imprigionato? Beh, in parte! Vabbè, meglio così! So che tu e i tuoi compagni state facendo una nobile missione! Sì! Portali qui! Voglio dar loro la mia benedizione! Ci provo! Uno mi ha tirato un ciaffone e uno mi urla di star zitto! Ah, stavate facendo i turni? Sì! Il Gruban si arrabbiava quando gli interrompevi i turni! Beh, aspetta qui un paio d'ore! Uno mi sa che gli parla Gruban nel sogno, perché... Aspetta qui un paio d'ore! Ti canterò la canzone delle mie genti! Oh, sì! Na, 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 na. E in quel momento vedono un'ombra avvicinarsi a loro lentamente dalla caverna, che è Sir Calibur, vestito con il pigiamino, con la papalina, e un orsacchiotto che in realtà è un capibara di pezza. Ovviamente! Che si avvicina e batte sulla spalla Krukatog. Sì? Che cosa? Oh, sei sveglio! Ti ho detto prima. Ma, tu c'hai gli occhi offuscati dal sonno, quindi ti sembra di vedere. No, tu quando si avvicina da lui hai sentito che mi sono piedi. C'è sua santità! No! Krupa è in un'altra caverna! No, il compagno di Krupal l'ha colito! No, Kribuk non lo si vede da sempre! Avete incontrato Krupal? Come sta? Bella sigla, io non lo vedo. No, no, io negli occhi. Io ti cespico. Cerco di prenderti per la faccia. Eri con me, idiota, quando l'abbiamo visto. Sì, io sono stupido idiota. Esatto. Io non sto parlando. Il termine umano che vuol dire grande drago, saggissimo. No, questo è il termine coboldo che vuol dire stupido idiota. Non vuol, no. Credo di essere sicuro. No! Ti assicuro. Ma io non ho sognato di notte. Oh, finalmente l'hai capito. E vedi un coboldo bianco con una veste bianca, con disegnate delle ricamate delle stelle, probabilmente a mano perché sono la maggior parte storte, su tutta la veste, in piedi su questo piccolo laghetto che si è creato dal nulla in un angolo della caverna, che ti guarda. Gli occhi sono bianchi con una lieve sfumatura rosata. Infilo una mano in tasca, tiro fuori una delle razioni che tengo nel caso mi venga fame mentre dormo, e gliela lungo e gli faccio: ti vedo un po' sciupatino, sei un po' pallido. Oh, per evitare che... Se dovresti mangiare. Ok, grazie. O per evitare che capibara ti sbrani. Guarda, guarda tutti e due. E beh! E la mangia. Sono completamente nutrito ora. Ma cos'è un morso?
Tu vedi sott'acqua, anzi, fate una prova di percezione. No, no, non di vedi. Posso usare lo svantaggio che ho gli occhi? Sì, certo. 3 e 4. Minchia, sto guardando lui. Ora, se potete tornare a fare silenzio, io tornerei a dormire. Aspetta, tu devi essere Sir Calibur. Ah, sì, sono anche quello. Raccogli i tuoi compagni. La vostra missione è sacra. L'hai mai provato? Io ho dei doni per voi. Vado sì. Io, grande dracosaggio, aspetta. Hai mai provato a svegliare un coboldo che dorme? Ah, un sacco di volte. Ecco. Se non hai portali è difficile. Ecco. Ma sono coboldi? Chi? Perché? C'è anche altra roba? C'è un gnomo. Ma gli gnomi sono cattivi. No, questo mi sembra buono. Sono seguaci della dama. Non credo. Allora vabbè, prendilo, sei amico vostro. Cioè, mi stanno un po' su coglioni perché spengono le fiamme e sono in me, però... Ma non credo nemmeno che giochi a scacchi. Sì, infatti. Né a dama, né a backgammon. Ah, le tue parole sono oscure. Sono io quello che dovrebbe dirle per illuminare il vostro cammino. Ma siamo al buio, per forza sono oscure. Ah, ci penso subito. Poi si illumina la caverna quasi a giorno. Io ero di là che dormivo abbracciato alla mia clava con i tappi, per cui non mi ero accorto di niente. No, però adesso ti però si adesso illuminano la gli occhi e vi svegliate mamma. Entrambi mentre tu torni verso il campo e sposti le sopracciglia. Esatto, rialza le sopracciglia. Che sopracciglia? Ci puoi spiegare per una mascherina? Cisposissime. Ma che gnoma succede qua? Tolgo i tappi. La caverna è illuminata a giorno. Svegliati! Ritirami un altro ceffone, provati! E chi ti ha mai colpito? Sei proprio. Perché ti colpisci da solo di notte? Ah, vedi che c'ha 5 ma 4 dita. È sua però la faccia, sì. La sua. Sì, sì, è vero. Cioè, scusa, non era la mia. È già mattina! Vuoi che intanto che aspettiamo come ti fa a fare giù la canzone della mia gente? Non lo so, sono andiamo, come faccio a saperlo? Ma vivi sotto terra, cazzo. Senti, ho una domanda da farti. Sono sveglia così presto. Certo, dimmi. Perché dici la tua gente? Sei un coboldo, è la nostra gente. Beh, hai ragione. I pronomi. Esatto. Chi parla? Ah, dovrei saperlo. Scrat! Tu sei Scrat! Che cazzo è Scrat? È un nome strano, qualcosa del genere. È un idiota, non ci fare caso. Ah, è come lo stupido. Drago saggio, esatto. Grande. È un grande è idiota. Vi chiederei di venire qui, non posso uscire da qui. Sono legato a questo posto. È un vostro amico. Oh, vabbè, io arrivo quell'altro. Mi pare di star parlando con un idiota. Arrivo. Il grande drago sì è qui per parlare con voi. Beh, più che amico è un cugino. Cioè, è un grande dio saggio, ma non ne esci. Faccio parlare e basta. Perché... No, beh, devo entrare nella stanza prima che uscirne, no? Ma è un corridoio. Vabbè. No, è una caverna. Giusto. Ma dove siamo? In una caverna! Non sto capendo niente! Non lo so, c'ho ancora tutti i peli davanti agli occhi! Io. Chi sta guardando subito idiota vede una lacrimuccia che scende dall'occhio con un sorriso. Oh, quanto mi è mancato! Il perculamento! Arrivo, Vedi che c'è, le cose non cambiano! Sono sempre la razza prescelta! Prosegui con questa metempsicosi che sennò non ne usciamo più! No, no, ho smesso di soffrire di quella cosa, il gas dallo stomaco non mi esce più. No, ho detto metempsicosi. Il gas dallo stomaco? Appunto. No, è quella che ti viene ai piedi, la metempsicosi. Ah, gas dallo stomaco. Sono morto. Ho un'idea. No! Sei morto. Più o meno. E allora perché stai continuando a farci perdere tempo? Io stavo dormendo. Beh, non è che abbia molto da fare qui. Devo rimanere qui fino all'alba dei tempi. Comunque è tutta colpa tua, Crocatog. Perché sei venuto a parlare con questo qua? Perché ho sentito la voce del mio dio. No, adesso non usiamo parole forti. Ma ti sogno di notte. Vabbè, anch'io sogno crupi di notte. Qui ognuno ha le sue problemi. Non è una cosa saggia. Perché? Se incontrassi uno che si chiama Kribug, non dirglielo. È molto geloso. No, ma adesso crupi è una parola normale. Anche prima era una parola. Voleva dire Krubal.
Adesso non vuol dire Krubal. Ah, cosa vuol dire? Non è complicato, il dialetto poi è cambiato molto. Vai avanti a parlare. È passato un sacco di tempo, immagino, mi fido. Ciao, sono Alka-Seltzer. Come era lo strano coboldo? Ciao. Sì, è un idiota, non ti preoccupare. Ok, a posto. L'abbiamo appurato, quello è sì, chiaro. Sì, sono un grande drago. Sì. Grazie per avermi liberato. Ma non è stato il nostro amico infuocato? Beh, è stato... Vabbè! Quello senza offesa è... No. Quello gnomo di merda! Che è un altro complimento? Come funziona? No! Vuol dire che fa schifo e dovrebbe bruciare nei peggiori inferi degli elfi! E mi avete intrappolato qui, io sono qui per una missione importantissima! Io sono l'ultimo custode! Neghi! Sono qui per indirizzare le persone che stanno andando a salvare il mondo. Oh, piango gli insulti, persona lo direi a qualcun altro. Hai ragione, scusa. I termini sono cambiati molto, a quanto pare. Noi siamo gli eletti, vai avanti, non ti preoccupare. Da chi? E prima eravamo a letto, tra l'altro. Esatto, eletti a letto. Beh, potete tornarci. Eletti okay, da letto. Va bene, no, ciao. Non smette di parlare. Quindi, qual è la quaglia del punto? Quaglia, ho fame. Beh, ho un po' di gatto sul fuoco. Per prima cosa volevo ringraziarvi per aver purificato casa mia. Da quando erano arrivati quegli gnomi mi hanno intrappolato qui. Purtroppo... Beh, non devi essere molto forte allora. Beh, mi hanno ingannato. Sono devi essere molto intelligente. Cioè, come funziona con il tuo piede di te? Vai lì, ok, chiudi dentro e va bene. Fidati. Fidati. Basta mettere fidati. Voglio ringraziarvi anche perché da quando sono ritornato, cioè qualche ora fa, ho visto cosa accadrà nel vostro futuro. La vostra missione è giusta. Lo so. Lo so qual era? C'era bisogno di svegliarmi per il più grande costruttore che sia mai esistito non deve essere risvegliato, perché se viene risvegliato prima che si sveglia lui da solo diventa nervosetto. Questo l'ultima sentita. È l'ultima volta che diventa nervosetto, fa cose un po' strane. Ma... inizia a battere le dita dei piedi. Non si sa poi di chi è la colpa delle cose che succedono. Sono dimenticate nel tempo. Degli idioti, temo. Ora, tieni a mente quello che hai appena detto e applicalo a tutti i presenti anche. Che se vi svegliate vi irritate. Esatto. Vabbè, ma non siete grandi costruttori. Siete gli eletti, avete detto. E intanto abbiamo ucciso comunque i tuoi avversari. Beh, avversari è una grossa parola, però grazie. Per questo... ho un dono per voi, anche perché sia la vostra missione è importante, se no poi chi lo sente, Krubal, e sia perché gliel'ho promesso. Ok. Io mi faccio vicino a Sir Calibur e mettendogli la manina a coppa vicino all'orecchio. Io mi sono un po' perso. Ah, non ti preoccupare. Ok. Fidati. Benissimo. L'abbiamo trovato tanto stupido. Avvicinatevi. Così che io possa elargire a voi i doni del grande drago antico saggio. Squash, bianco. Squash, splash. Mai dimenticare il bianco. Ma io non vorrei bagnarmi però. Posso svegliarti? No, ma fai prima un po' la pancia. E poi entri con calma. No, ma me l'ho spruzzato abbastanza. E cammina. Fa bene, pure fai. Su. Ma ci si è sciolto lo gnomo. Che schifo, potevi dirmelo prima. Adesso sono già l'ombelico. 20 centimetri. Beh, fai pipì, pulisce, no? Beh, vi pregherei! No! Vi pregherei di non farlo, perché poi devo tornare lì a proteggere il grande tesoro di Krubal. E poi dire no! È un po' tra... Perché Krubal aveva talmente tanta roba, da quando non ha più potuto usare il primo libro, che non ci sta tutto nella caverna delle meraviglie. E quindi ci sono circa... 3-4.000 posti in giro per drag dove nasconde la sua roba e io tengo le cose più importanti. E vediamo un po' da chi iniziare. Vi guarda tutti. Guarda Crocato. Tu, che mio sei stato signore. Il primo. Per te, in dono. Vedi che allunga le mani e vedi due scintille di energia che accompagnano nelle mani. Usa queste due scintille per affrontare la dama in nero che deve essere fermata. Ancora! Va bene! E non state andando a fare quello? E che ne sa? Digli di sì, sì. Andiamo!
Ottimo, perché sennò te ne davo una sola. Io sempre con Sir Calibur. È fuoco buono quello, non è che glielo devo spegnere, vero? No, è tutto buono, tutto buono. A posto. Ti spengo io un giorno. Consumale! Quando ti servirà grande potere! Ok! Devo dire anche così? Beh, potere! Spaventerà i tuoi nemici! Ah, è vero, in effetti! Non sono loro, ma... Per te, strano coboldo! Mi inchino, tocciando il naso nell'acqua. So che la dama in nero è un avversario difficile da sconfiggere! Prendi questa fiala! Vedi, c'è una fialetta con un liquido rosso. Questo è un esperimento fallito di un elfo con la barba, tanto lontano da qui. Scagliala sul tuo nemico! E la custodirò con cura. Non berla! D'accordo? Ne avevo due! Una l'hai bevuta! Secondo te perché sono morto? Adesso ho la barba! Ok! Mi fido! È da lanciare! Lanciare! In bocca a qualcuno! E mi raccomando, non fare come Krubal, che una volta l'ha lanciata su uno che era un suo amico e poi è morto. Solo su chi vuoi che muoia! Solo su chi vuoi, me lo scrivo! Ok. Sulla fialetta ci scrivo, da lanciare. E si rompe un tessuto. Ops! Tu! Scrot! Allora! Avvicinati! Mi avvicino con circospezione. Io sento la tua paura! Ogni volta che dico il mio nome! Ma è lui che ha fatto pipì, Io ti annuso dietro. No. Ura! Vedi anche la tua paura! La mia ura! Ma la tua la sento! Ogni volta che qualcuno dice, avvicina la faccia alla tua... Drago! E tipo l'occhio. Oh, no, mi viene uno scatto con la coda a lui dietro di me se la becca in te. Aia! Nessuna paura! Non devi avere paura! La paura è tua nemica! Guarda in alto! Vedi che lui alza la mano, vedi che gli compare immediatamente una spada di luce in mano. Ma non avrai più paura! E ti colpisce. Vedi la spada che attraversa da una spalla all'altra. Per un istante ti senti strano, come se fossi alleggerito. Lui si gira verso di voi, la spada sparisce. Ho tagliato il tuo credere nei draghi! Ora non avrai più paura! E in questo momento ci pensi, i draghi non esistono. Io come... Bella, mi piace, però nel momento in cui hai tirato fuori la spada, loro attorno sentono caldo. Pipì. Ok. Se vi girate, io sono col braccio alzato e la fialetta qua. Con gli occhi spalancati. E tu in questo momento ti rendi conto che i draghi sono delle favole. Cioè, è come dire a Manto... come si chiama? Xenu di Scientology, no? Non esiste, anche se tu dovessi incontrarlo, non esiste. No, ah! Noi non è un drago, non ho riuscito da con le armi. E in questo momento che non senti più nessuno, non puoi avere paura di qualcosa che non esiste. Vedete per un secondo Scrat che si alza, si mette dritto, invece che zoppicante e claudicante con un braccio mezzo rovinato, si mette dritto, però i danni sono veri, quindi sentite ti fa malissimo ovunque e quindi torni raccarciato. Nel momento in cui mi sono tirato in piedi, però sono il coboldo più alto che si sia mai visto. Sì, chiaramente, proprio te ne ha cercato perché ti fanno male le ossa e tutto il resto, purtroppo quello è vero, però in questo momento la tua paura dei draghi è nulla. Adesso Manto ha paura di quando Scat incontrerà un drago. Chi lo sa. Scat, ma tutto bene? Perché dovrebbe andare male? Infatti, mi sono liberato. Ma è la nostra... E per te, Sir Calibur, capo di questo gruppo di coboldi. Beh, ci sarebbero un po' di cose da tagliare, ma oggi non posso più. E non credo che voi possiate aspettare un altro mese. Non ho neanche intenzione di aspettare un altro mese. Quindi, ti dono. Mi raccomando però, so che tu non menti quasi mai. Mai! Mai! Quindi, ecco. Questo che ti darò, dopo che è stato usato per la vostra missione, dovrai riportarlo qui. E la cosa più importante, Krubal non dovrà mai, 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 mai sapere che è uscito da qui. Mai! Mai! Cause ignote! Esatto!
Vedo che conosci la tua storia. Sono un grande studioso. Sei uno stupido studioso. No, sono solo uno studioso. E vedi che mette le zampe dentro l'acqua e tira fuori un libro. Ah, ne ho già uno. Ne ho letto uno una volta. Ma questo è famoso. Questo. E fa un cenno come di sfogliarlo. Lo apro. Apri la prima pagina e c'è scritto: scrivi il no- in coboldo, scrivi il nome del tuo bersaglio. La cosa strana è che sulle tutte le I di scrivi il e bersaglio ci sono dei cuori e la O è un bacino. Questo è il famoso libro di Kribuk. Ok. Questo libro ti permetterà di raggiungere qualsiasi cosa tu voglia, okay, senza problemi. Cosa hai scritto? Elfagor. Vedi la pagina che si gira e appare scritto: ottimo, il tuo bersaglio è stato scelto. Krubi ti amo. Vedi, Krubi. E sotto c'è, e poi c'è scritto: lascia Undonald, si farà beccare in pieno e tu non sei come Kribuk, come me, che puoi riprovare. Lascio Undonald. Va bene. Cosa c'è scritto? Non leggo da qui. No, non ti preoccupare. Quello ti indicherà quello che dovete fare per raggiungere sano e salvo il vostro bersaglio. È stato usato nei secoli dei secoli. Difatti vedi che tutte le pagine verso il fondo sono tutte delle strade, tipo anche aspetta 5 secondi, fai 10 passi a destra, spostati a sinistra, entra nella porta, aspetta 5 minuti, riesci e troverai Krubal. E ci sono proprio tutti i dettagli per raggiungere il posto. Effettivamente spiega molto. E la cosa, fai una prova di investigare. Investigare, o meno 1. 14. Vedi che in alcuni punti ci sono del... Ok, questo non funziona. E c'è un teschio. Mi sono risvegliato nel laboratorio. E poi continua, anche questo non funziona. E vedi che a volte per raggiungere Krubal, Kribuk è morto decine e decine di volte. Ma seguendo la lettera e il libro dovrebbe essere più difficile, in teoria. Di Edge of Krubal. Bene. Questo è tutto. Grazie ancora per avermi liberato. E mi raccomando, fate la missione che dovete fare. Non svegliate il costruttore. Oh. Mai. Mai. Quello. Cause esatto. Ignote. Cause ignote. No, non svegliatelo neanche per cause ignote. Per cause ignome? A meno che non siano cause ignote come le cause ignote che sappiamo bene tutti. Non so di cosa stai parlando. Ah, per fortuna è noto. Vedi che fa un cenno di apprezzamento come se fosse orgoglioso. Bene, è stato un piacere. Tu, mio fedele... Mio signore! Krukatog. Giusto? Sì. Può chiamarmi come vuole. Aiutare i tuoi cugini. Perché la vera libertà e il vero potere sta nella cuginanza. Sì! La cuginanza! E non permettete che i demoni risveglino Krubal, perché non solo sarà alterato per essere stato svegliato, ma dovrà anche partecipare a una delle riunioni che odiava tantissimo. Ah, le riunioni! E ha finito i cloni, quindi... Ok. Si sono tutti suicidati dopo le riunioni. Andate, salvate questo mondo, salvate il costruttore. E che tutto sia in pace, bello, grande, drago e bianco e antico. Capì, poi? E in caso di dubbio, seguite le stelle. Ma sembra una caverna! No, libro nel caso di dubbio, mi spiace. Beh, anche quella è un'ottima idea. Mi raccomando. Disegniamo le stelle nel libro. Può essere un'idea. Ormai siete voi gli esperti della nuova generazione. Va bene, grande drago saggio. E ora andate. E fate quello che siete. E mentre vi allontanate continuo a parlare. Va. E mentre ci allontaniamo, io gli scrocchio un po' il collo, le spalle. Undona sta prendendo un po' di là. Ma quindi cos'è che. Ah! Che dice? Krukatog! Sonno! Sonno? Abbiamo appena dormito, ho fatto il primo turno di guardia! E ho dormito anche durante il turno! Poi sonno, Krukatog! Una fiammata per addormentarlo. No, non ho sonno! Lanci sonno, tira i dadi. Il tiro per lui? No, non c'ha tiro salvezza, devi tirare 5 dadi da 8 se non sbaglio. Sì.
E intanto che ci allontaniamo. Ma quindi, chi è Cobalt? Un grande e sommo e onnipotente coboldo che ha creato questo mondo e tutti gli altri. Questi sono dettagli che l'opposizione mette in giro, voci false. Vedi che batte un attimo gli occhi mentre la fiammata gli arriva davanti alla faccia, poi si dissolve in piccole, come si dice, piccola, quasi in fuliggine, che gli ricopre gli occhi. Che cavolo stai facendo? Vedi sotto di lui che si apre una specie di porta violacea e si richiude. No, beh, anche quello è un metodo. Ma non dovevo andare così con il mio catenino. Ma da quando hai imparato a fare delle robe del genere? Vabbè! Sentite la voce lontana. Ciao, tu sarai qui con me per un po'. L'ha detto il libro e le parole di Kribug e Krubal sono legge, perché loro dicono fidati, che in antico umano vuol dire metto tutta la mia volontà, il mio onore, il mio orgoglio in questo giuramento che è vero quello che dico, giuro. Mi dispiace! Forse meglio andarcene in fretta. Mentre ce ne andiamo. Ma perché l'ho fatto? Perché dovevamo lasciarlo qua, non ti preoccupare. Tanto non serviva a niente. Mi occupo solo di controllare che le sue azioni non siano con lui. Così le do a capitano. Tira un dado da 20. 10 o più sono, cadono per terra. No, 6. No, hai visto lo zaino che cadeva? Ne è caduto tipo un paio fuori dal portale, ma la maggior parte sono cadute dentro. E proprio in quel momento il capitano è sceso la scala. Do quelle due. E inizia a avvicinarsi verso di te. Le mangia. È arrivato il momento di andare. Poi vedi che prosegue dritto, oltre te, si gira facendo proprio lentamente il giro e poi inizia a camminare di fianco a te. Tanto ormai siamo svegli. Quindi ci siamo. No, tanto siamo siamo coboldi, non svegli. Ormai che siamo ignomo. Io vado a mettermi. Forse era meglio svegli. Ti vesti, togliete il campo, vi sistemate. E intanto inizia a dire: allora, questa è la giornata più importante che voi abbiate mai vissuto da quando mi conoscete. E sarà l'ultima giornata importante perché è la più importante. Quindi è la più importante. Ha senso? Sta facendo un discorso motivazionale. Ora! Sembra di sì. Zitto! Silenzio, sto cercando di stare attento. È importante anche questa cosa che sto per dire, oltre che la giornata. Perché questa è una cosa che noi facciamo non per noi, ma per tutto il genere coboldo. Solo noi siamo quelli in grado di riportare la Nina Nanna a Krubal. Quindi andiamo da questi elfi, troviamo Elfagor e poi lasciatemi da solo con lui che devo sistemare un po' di conti. Mi sta venendo su. Devi sistemare dei conti con Elfagor, non ha pagato. No, c'è un conto in sospeso di quando siamo rimasti nelle caverne. Dammi il libro. Ah, quel libro. Il libro. Il Daruls. Il breviario di Krubal. Ora vi leggerò un pezzo dal breviario di Krubal. Ridatemi, stupido idiota. No, mi sembra di tornare alle messe. Si chiama breviario perché è breve, vero? No. Sì, il primo canto sono solo 142 pagine. Non ti preoccupare. E inizio a cantilenare. No, vedi che il libretto il lo spiega. Il tuo maledio pastore. È praticamente è un incrocio tra i canti da chiesa gregoriani, da chiesa quasi cristiana, i salmi, quelli cantati, e propaganda nazista. Bene. C'è solo lui, comanda Krubal, decide tutto lui perché nell'interesse di tutti, tutti coloro che lo oppongono verranno distrutti. Ok, è come la chiesa teutonica a Sinerecchi. Però io sono la sua voce, quindi... Intanto farò io le sue veci, quindi quando sarò io il padrone di tutto, sarà un mondo migliore e ridurrò tutti i miei nemici in cenere. E voi però siete i miei cugini, quindi non vi ridurrò in cenere, anche perché tu mi servi per ridurli in cenere. E dopo all'incirca mezz'ora in cui si ferma alla prima interruzione del salmo, sentite tutti parecchio ispirati. Sentite che siete in grado di affrontare qualsiasi cosa. Nel momento in cui parlava, in alcuni momenti sentivate come se la sua voce diventasse quasi più profonda e generasse dell'eco nella caverna, come vi è già capitato quando spesso lanciava incantesimi o si metteva a fare le cerimonie. E guadagnate tutti 7 punti ferita. 7 punti ferita temporanei.
Io stando comunque ben attento. Ti sei anche ispirato da solo. Stando comunque ben ti attento. Ti sei dato la carica. Do da bere a al capibara capitano, perché immagino che abbia fatto molta strada al caldo nel deserto. Beh, la rubate nel campamento, però. Ok. Alla stessa maniera la volta scorsa. Tu bevi, fai la faccia per le mani. Fai una prova di empatia animale. Lucky. 11. Animal handling dovrebbe essere 13. Non riesci a capire se è contento, perché uno scodinzola non ti si struscia addosso. No, beve, poi ti guarda e torna di fianco a Sir Calibur. Ma ti rendi conto che probabilmente non è perché sta seguendo Sir Calibur, ma perché in quel momento voleva stare lì. Ok. E siete ai piedi della scala, siete pronti, vedete la luce in lontananza a una ventina, trentina di metri sopra, e probabilmente sopra di voi il centro dell'esercito dei demoni. Mi frego le mani e dico: beh, gnomiamo? Non ho capito cosa vuol dire, dici troppe volte gnomiamo. Vuol dire che sono spalle vecchie. Beh, lì c'è una scala che gnoma in alto, noi la gnomiamo. Se la vuoi bagnare? No, quello è gnomare. Vedi che la... Noi abbiamo solo una coniugazione. Presente, indicativo, no, gnomato? Gnomare in su. E se in giù? Si gnoma. Lo so, è un po' complicato. E su, un po' perso. Impariamo prima i gesti. Dal contesto, forse. Impariamo prima a fare i gesti, poi a parlare da piccoli. Ok. Quindi su sì, al momento Sir Calibur non sta partecipando alla discussione, perché sta andando avanti a leggere il salmo, perché è intrippato, perché a lui gli piace, e quindi sta andando avanti a leggerlo. Calibur, guarda che se poi lo finisci non hai più niente da leggere. Ma no, ma c'è sicuramente qualcosa nel libro conservante. Giusto. Vuoi che non ci abbia messo un libro di appunti, un diario? Non lo so, non mi sembrava il tipo da parola scrittura. Di Grubal, che io sappia. Gli gnomi cattivi sono alleati dell'esercito. La parola di Kruber, sì, sono tutti Kruber, okay. Sotto i demoni. Ok. Allora, gnomi, halfling, nani, elfi, umani. Mi metto così con le manine sulle tempie, faccio proprio perché mi sto concentrando tantissimo col mio massimo livello di saggezza che riesco a tirare fuori. Quindi le sopracciglia diventano una sola. Un monociglio. Faccio. Ho un'idea. Se io facessi finta di essere un gnomo demoniaco, potremmo guadagnare ancora più effetto sorpresa. Beh, aspetta, guardo se nel libro di Kribul c'è scritto che lui deve fare finta di essere un... Giusto. Apri il libro, la pagina dopo, che era bianca, non c'era in realtà, ed è comparsa una pagina. E vedi che c'è scritto. Fai una prova di saggezza tu. 12. Possibilità un po' minori rispetto al seguire direttamente il libro, ma teoria valida. Insomma, bella idea, ma fa schifo. Ok. Ok. Come se avessimo detto sì. Posto. Tanto mi stavo già scordando dell'idea. Vedi, sotto c'è scritto tipo 90% che Scrat perda una mano a seguire questa tattica. Ma non è la strada giusta. No, Scrat non scudo. Cioè, la scudo era per forza quella giusta. Sì. Ha solo una mano. No, allora non è quella giusta. No, cambia. Allora io salirei. Ok. Ah, e vedi comunque poi di là c'è scritto la teoria. Quella c'è scritto: sali tranquillamente. E aspetta 5 minuti alla fine della scalinata. Ok. Saliamo e contiamo fino a più di 10. Oh, faremo un po' di volte. Faremo a turno. Ah, ok, si riposa. Ottimo. Salite. Salite la scala e vedete che immediatamente sopra si apre. Non c'è una botola, non c'è niente. Si apre su un pavimento. Vedete il soffitto in alto di questa piccola. Sembra quasi delle rovine, qualcosa di molto vecchio, non è sicuramente parte del campo. E la luce che arriva da una parte di muro che è completamente giù.
vi sembra non ci sia nessuno. C'è qualche rumore di oggetti di metallo che vengono mossi, passi, qualche voce, ma non sembrano proprio lì. Quindi dobbiamo cominciare a contare. Vi intratterrò con un altro canto dal libro di Cruz. No, ma direi che dobbiamo contare, No. Ad una prova di sopravvivenza, ecco, di Cruz. Perfetto. 12. 11. Cacchio. E survival 2. 15. Lui tira dritto. Mentre lui iniziate a contare, trovate i vostri metodi coboldi. Qualcuno conta fino a 10, poi riprende l'altro. Lui prende i tempi del salmo, perché sai che quel salmo dura 10 minuti. E quindi dice: a metà dovrebbe essere a posto. Sta per finire le dita, forza. E nonostante la confusione che Crucato ci mette in mezzo, perché probabilmente si è perso totalmente nel conto, pensate, pensate con abbastanza certezza, almeno voi direi che siano passati 15-5 minuti, e vedi che sul libro c'è scritto: proseguite dritto a tuo senso, basta che non ti fai vedere in pieno. Ok, perfetto. Quindi? Adesso andremo. Chiudo gli occhi e indico una direzione a caso. Di là, però zitti. Sali sopra. Invece parliamo? Ti avvicini. Beh, che cosa stai facendo? Ma non sto camminando. Ma adesso cammini, quindi smetti di parlare. Ma io non parlo. Lo sei rifatto? Allora è vero. Hai rifatto di nuovo. Come quando dormivo. Qualcuno di voi parlava nel sonno. Ero io. Sì. Ti avvicini al buco nelle rovine e vedi che è sempre deserto. Fa più caldo del solito, sicuramente più caldo che nelle miniere e probabilmente più caldo che quando siete entrati nel deserto. Chi ha avuto a che fare con i demoni percepisce in parte, questo dipende dalla loro presenza. Li percepisco. Li percepisci? Fai senso? Sì, entro 18 metri. Ecco la direzione a caso qual è. Entro 18 metri ti rendi conto che ce ne sono due che sono subito a destra dietro il muro. Perché poi guardando un attimo avanti vedi che ci sono alcune tende sparse in questo deserto, però pensavi ce ne fossero di più. Ne vedi così a vista una decina, ben distanziate, e ti sembra ci sia del movimento attorno. Davanti a una c'è un halfling che sta dormendo, oltre 18 metri, quindi non l'hai percepito, però l'hai visto. Sono in due sulla destra, perché il torrione immaginati che sia questo tondo, qui c'è il buco, sono da questo lato. Allora, Tigro dice che non dobbiamo farci vedere. Però se gli caviamo gli occhi il risultato è lo stesso. Non ci hanno visto. Quindi, nel caso ci vedano, cavategli gli occhi. Ok? Tutti d'accordo? È chiarissimo. Ok. Userò la clava dalla tu vedi parte. Il libro che si sfoglia e vedi che c'è scritto: ottima idea, non è la prima volta che il possessore di questo libro ha cavato gli occhi per raggiungere il suo bersaglio. Ha cavato degli occhi per raggiungere il suo bersaglio. E proseguite dritti? Cercando di fare silenzio. Ma se ci colgono occhi. Fate una prova di furtività. Go for the eyes. Io ho lo svantaggio. Perché è la natura completa. Fate una prova. Però è il vantaggio, sì, perché state usando il libro. Ok, quindi normale. Anche voi avete il vantaggio perché state usando il libro. Grazie. Cioè, vi devo dare indicazioni. 12. Tiro 2. 18 o 18? Oh. Buono. Stiamo parlando di muoversi silenziosamente. Stealth. 20. 2. 22. 22. 22. 20? Solo col 20 ce l'hanno. Proseguite avanti. Vi nascondete piano piano. A un certo punto, guardando il libro, vedi che c'è scritto: ora a destra, dietro la tenda! Vi spostate a destra, dietro la tenda, e vedete 4-5 halfling con delle picche. E uno senza un occhio, uno senza alcune parti del corpo, alcuni sembra che abbiano delle scarnificazioni sulle braccia. Fate una prova di storia. Andiamo bene. 13. 8. 8. Io sono ignorante come un gnomo. Tu? 13.
Tu hai sentito parlare delle scarnificazioni rituali degli Halfling? Mm. Sono quelli più nella parte rituale della venerazione dei demoni. Guarda, hanno la lebbra! No! Sono ritualisti! Ah, sono emo! Fa sempre... Ah, sì, forse! Fanno, io mi sono tagliato! Sì, mi sono tagliato per la gloria di Balor! Sì, sono emo! Ma Balor è morto! Non c'è più! Io invece, guarda, mi sono tagliato! E si iniziano a far vedere le scarificazioni mentre proseguono oltre e superano la tenda e siete liberi. Io inizio ad annusare l'aria per sentire se sento l'odore di Elfagor. Prova di percezione. 13. Ti sembra di sentire lievemente odore di elfo. Non sai se è Elfagor, ma odore di elfo che proviene da una ventina di metri, forse dove c'è quella tenda un po' più grossa in fondo sulla sinistra. Appena c'è una duna abbastanza grossa e la tenda è messa quasi non in verticale, ma è già una buona inclinazione, buon 45 gradi. Ok, andiamo più o meno in quella direzione. Ogni tanto guardo il libro se mi dice occhio. Il libro, la prima volta che lo guardo in quella direzione, fa no, non di là, ora a destra 500 passi. E qui senti l'odore di elfo che si fa più forte, però. Mi vedo sti quattro nanerottoli che camminano per le tende dell'accampamento. Sì. Spuntano le quattro teste. Sì, più che altro per metà. A parte che l'accampamento sembra stranamente abbastanza vuoto. Non sembrano le migliaia e migliaia di demoni che vi hanno detto che avete intravisto. Scusami, ma tanto per i kobold è la stessa cosa. Più di 10 sono tantissimi e non li conti. Quindi... No, però quando l'avevate visto dalla caverna era completamente tappezzato di tende e copriva gran parte del deserto. Sembra più che altro abbastanza sparuto. E più che altro questi aneddoti si possono, li vedi anche che si nascondono dietro delle tende, ma non sta passando nessuno. Ok. Però dall'altra parte un po' tipo Kronk. Sì, perché si canta. Soprattutto lui che sta leggendo il libro ogni tanto dà degli ordini che sembrano quasi incomprensibili. Esatto. Però il libro, fate un giro di intorno, corrobora la sua decisione. Tipo, fai un giro intorno alla tenda, stacca quel picchetto. Bellissimo. Spostati di là, riattacca il picchetto che c'è lì e ruba le razioni. Cioè, ci sono proprio dei... Posa una matita sopra la scrivania. Sì. Inclinata verso destra. Esattamente. Fammi una prova di intelligenza per vedere fino a questo punto quanto sei riuscito a seguire bene le istruzioni del libro. Bene. 14. Sì, perché io sono sempre talmente convinto che quello che faccio è giusto. Per adesso il libro non ti ha tradito. Adesso però tu senti a una ventina di metri, probabilmente la grossa tenda che c'è davanti a voi, senti un forte odore di elfo. Ma il libro dice di andare a destra di 500 passi. E dato che la mia volontà è fortissima e questo è il libro di Kribug, io vado dove mi dice il libro. È vero che tu sei un seguace di Kribug. Vede, lui si gira e inizia ad andare verso destra, ma continuando a guardare in maniera arcigna la tenda. Ti guardo. Ogni tanto guarda il libro, che conferma di andare in quella direzione, e riguarda la tenda. Però la sua volontà è forte, quindi lo seguite. Dopo pochi secondi sentite... Oh, che diavolo! Vedete una tenda che crolla. Iniziano a sentire gente che si inizia a picchiare tra di loro. Chi mi ha rubato il cibo? Perché c'è un po' di trambusto nella direzione proprio in cui state andando. Così in quella direzione e c'è una tenda completamente vuota. Proprio arrivi davanti all'ingresso. Tende quelle classiche, circolari, quelle piccole tende da circo, sembrano quasi. Ah, è una tenda da circo, usiamo circoscrizione. Ok! E sul libro è scritto... Io non stavo ridendo, perché io uso le parole lunghe in maniera errata. Esatto, sì. Un cazzo di genere. Non ho capito. Giro facile avanti. Quando ti avvicini da questa tenda, tu senti un odore familiare. Però nel momento in cui lo senti, ti sembra follia, perché è quello che tu ricolleghi all'odore di drago. Deve essere l'odore del pollo arrosto che faceva mamma da piccola quando leggeva le storie di draghi. E dentro questa tenda vedete che ci sono svariate statuette a forma di drago, alcune fatte meglio, alcune fatte un po' rozze. Al centro c'è una bacinella, sembra piena di sangue.
e un grosso artiglio appoggiato sopra, sarà grosso almeno 40-50 centimetri. Picchia. Che coboldo. Il libro dice rovescia la bacinella e ruba l'artiglio. Allora, tu, Alka-Seltzer, pronto? Prendi l'artiglio, che è grosso e pesante, io non ce la faccio. Bene, in cammino. E tu quello lì è chiaramente l'artiglio di Porto Gigante. Sì, no, è un Polo Gigante. E poi vai, guardo Scatte, lo metto alla prova per vedere se la sua volontà adesso è salda come la mia. Gli dico, e tu vai a rovesciare la bacinella contro il sistema, perché non è il mio sistema. Scatte, guarda, un po' in alto. Non ho capito. Rovescia la bacinella! E bastava quello! Però contro il sistema, perché non è il mio sistema. Non ti preoccupare, vai, fallo, fidati! Va bene! Arrivo. È pesante? È pesante, però appoggia su tre piedi, sembrano di bronzo, abbastanza dritti, quindi è facile da, okay, da ribaltare. Sembra tipo quei grossi braceri, tipo dalla Dothraki, no? Mm. Li appoggiati. Mm-hmm. Aspetta che mi sposto, un attimo! Ah, non ti piace? Sei bagnato a te! No! Beh. Tu quando ti avvicini senti il fortissimo odore... È quello che fino a ieri credevi fosse sangue di drago. Ah, deve essere la zuppa di pollo della mamma! E mi metto a bere sangue. Ma che cazzo faceva tua mamma per cibo? È sangue. Che schifo! Sarà sanguinaccio, dai, butta giù! E c'ho un po' fame! Nel sapore è abbastanza Ma non schifoso. È l'ora di mangiare! Sì, anche per un coboldo. Mica è gatto, dai, butta giù! È puro sangue, quindi... Ok, butto giù, in effetti era un po' marcia. Poi ti rimane sullo stomaco e poi il crocato che ti deve portare in spalla. Allora, non ho voglia. Ne bevi un poco. Io assaggio un No, tieni un biscotto al gatto. Artiglio. È bello pesante. È scomodissimo e non può sicuramente servire da arma. No, perforanteci. No. Beh, da arma dovresti lavorarlo, metterlo su un'arma. Ci sta nel libro conservante? Sì. Allora quando lui l'ha sollevato gli apre il libro, butta qua, spingo un po', si inclina, sparisce dentro. Che fatica gnoma, a posto. Anzi, rovescia la cosa qui dentro, non si sa mai. Ma l'ha già rovesciato per terra, che schifo. Infatti ci ho pensato dopo. L'ha già rovesciata? Sì. Fa una prova di forza, finisce male. Forse no, sai però che mi viene colpo della strega, eh? No, e invece no. 15. Rovescia qua. Mamma mia. La rovesci per terra. Vedi gli occhi di tutte le statuette nella stanza che si illuminano di una luce rossastra. E vedi tutte le statuette fanno e si crepano. Oops. E in questo momento vi accorgete che sul soffitto della tenda ci sono un centinaio di rune incise nel bordo dove ci sono i pezzi di legno che tengono la, diciamo, il cerchio, la cupola della tenda. Ci sono un centinaio di sigilli magici che si spengono piano piano. Ops, abbiamo fatto qualcosa. Guarda se sul libro c'è scritto di levarsi io di culo. Distinto sfodero la clava. Che sta succedendo qua? Io tengo il libro conservante aperto sopra di me in modo che se scende qualche cosa dal soffitto entra nel libro. Ok. Non sembra succedere nient'altro. Bom. Dai, a posto. Cosa c'è scritto? Leggi! Questo è il libro sbagliato, aspetta che cambio libro. Appunto, avanti! Oh, non c'era scritto di avere fretta. Dimmi che c'è scritto in fretta, uscite. No, c'è scritto ottimo lavoro. Altri 300 passi a est, troverai una casa. Uccidi tutto quello che c'è dentro. Qual è l'est? Là c'è l'est. Vedi che c'è segnato sul libro. Fai una prova di intelligenza. Se no facciamo una prova. 2, 2, no, 8 meno 1, 7. T'è segnato sul libro. Ah, l'est è di lì, e mentre mi giro... La mappa cambia direzione. No, non cambia direzione. Quindi c'è poco da fare. Continua a girare, questa è stranissimo. Essere magia dei demoni. Quella, direzione. 20 di survival. Totale, non no, ti rendi conto che il libro non è molto affidabile per indicare l'est. Guarda che l'est è di là.
Beh, ma se gira abbastanza, prima o poi in quel momento il libro coincide con la sua indicazione. Vedi, è perfetto. Vedi, andiamo. Ecco. Bravo. Uscite dalla tenda e vedi effettivamente, proprio in lontananza, c'è un piccolo cumulo di rocce con un paio di cactus a un 200 passi di distanza. E sembra una piccola apertura come di una caverna. Allora, Alka-Seltzer e Scat vanno avanti. Io e Crocato rimaniamo indietro. Sfaderò la clava e vi copriamo le spalle. Mi piace questo qui. D'accordo. Vado avanti perché se per caso lancio degli Nel frattempo c'è stupido idiota nella polla che sta facendo vedere nel lago cosa state facendo a Undonal, però sta canticchiando tan 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 tan. Smettila di cantare! Smettila! Penso un punto di sanità mentale, Undonal. Mi avvicino gnomo gnomo all'entrata con la furtività. Col vantaggio sempre perché state usando il libro. Che il libro vi continua a dare indicazioni tipo fermo un attimo, ora prosegui. 20. Copriti la testa di sabbia. 20. No, tranquillo, voi tutti. No, chi sta andando avanti, quindi Scat e lui. Fumble. È il vantaggio. È il vantaggio. Ho fatto fumble anch'io. Rifumble. Ma tu devi tirare dopo, perché stanno andando loro due. Ah, 19. Si avvicinano e vedi che si mimetizzano perfettamente con le dune. E si arrivate praticamente all'ingresso della caverna. Vedete che prosegue un po' sotto e ci sono delle luci di torce. Ah, ho dimenticato di dirgli cosa dovevano fare. Vado avanti. Prova di fortunità. 20 di dado. 8. E voi? Per ritiro che se faccio due avvantamenti. 2. No, 20, vabbè. Tu vai avanti, c'è un punto. 10. Ah, ok. Ci supera. Capitano si mette davanti a te. Per un istante quasi ti fa inciampare, riesci a reggerti, tintinna parecchio l'armatura, però in quel momento vedi sul libro che c'è scritto urla. Ah! Che c'è? Ma cosa fai? Tu vedi di sotto e si sente le voci. Ah, okay. Mi senti da sotto, provengono delle voci che sono le torce. Le torture proseguono, vedo. Le torture? Non sembra non notare niente. Perché mi dice qualcosa tortura? No, per lui ha urlato forte, l'avete sentito. Ma che è successo? Sei inciampato? Eh sì, mi ero dimenticato di dirvi una cosa. Siete arrivati tutti più o meno all'ingresso, vedete, ci sono una decina di metri e poi queste torce. Adesso entriamo qui dentro e uccidiamo tutto quello che c'è già dentro. A prescindere tutto. Prescindere. Anche le porte uccidi. Ok. E se non ci sono le porte? Ma costruisci una porta e la uccidi. Vabbè, certo. Tanto per me chi c'è qua dentro è facile che sia cattivo, insomma. Mente semplice, insomma. Metti fine alle loro sofferenze. Stavo per dire, sei legato o no? Beh sì, tutto. Dove mi sono cacciato? Tutto. Il libro dice tutto, si fa tutto. Non è che fai le cose a metà. Okay. È giusto. Ma quando noi siamo dentro, siamo vivi e siamo dentro. Come dobbiamo fare? Ci penseremo poi. Ok. Poi non mi resto qua. Okay. Beh, vado quindi giù. Entri. Vado giù. Scendi 5-6 metri, vedi che la caverna è naturale. In parte è stata scavata recentemente. Posso fare una cosa ignorante, perché m'ha convinto. Io vado in ira e carico. Tanto bisogna avanzare tutto quello che c'è dentro. Ok, però se non colpisci qualcosa, non subisci danno in turn round, perdi l'ira. Ah, e per tornare in ira? Devi spendere un'altra, che mi sa che ce ne hai uno, due, tre, mi sa. Oppure ti fai un danno con la mano. Allora carica e basta. Cioè, intanto di andare. Beh, adesso non vedi nessuno ancora. Ok, allora vado giù con calma. Sì, scendi, ho detto di 3 ne ha. Scendi di qualche metro, vedi che qui sembra naturale. Poi quando si apre, vedi che in parte è stata scavata. E la cosa che vedi è al centro della stanza ci sono un paio di gnomi, due halfling e un umano seduti a un tavolo che stanno giocando a carte. Sembra l'inizio di una barzelletta. Infatti. Siete a un tavolo che stanno giocando a carte. E vedi, di fianco a loro ci sono una decina di stendardi appoggiati sulla caverna, che non è tanto grossa, con vari simboli. Simboli chiaramente araldici, demoniaci. Okay. Ah, ok, demoniaci. Sì, alcuni sono sangue, altri un artiglio, degli occhi rossi. Non sono molto fantasiosi. E stanno giocando a carte, ci sono alcuni pezzi di corpi in giro per la stanza. E di fianco c'è una specie di baule
e quello che sembrano una decina di grossi corni d'avorio. Ok. Nel momento in cui scendi giù, fai una prova di furtività giusto per sfizio. Vado. Due, uso, come si chiama, Lucky. Ancora? Ma non vuoi tanto caricare in mezzo? Non so, stipendio. Beh, se ho l'azione? Adesso sì, potete fare, puoi fare quello che vuoi. Allora, carico, prendo di mira il primo, quello più vicino, e provo di tirargli una clavata in testa fortissima dicendo SCOPA! Giusto. Fa il vecchietto al tavolo, calamasso in bastoni. Asso di bastoni! Corri verso il tizio, che si gira verso di te. No, no. Ah, vuoi giocare? Probabilmente per un istante ti ha scambiato per un gnomo, perché i gnomi sono tutti malvagi. Ma... sono in ira, sì. Sono in ira. Vuoi giocare anche? Scrapa! Bam! Sta leggendo l'iniziativa. Lanciando il carico. uno. Tira l'iniziativa. Su chi segno 5. Io? 19. Dio, se segno io, Ok. Aspetta, iniziativa, devo aggiungerci la destrezza. La destrezza. Allora è 2, però... Comunque è un fumble, non so se funziona in iniziativa. Sei ultimo. È comunque ultimo. Beh, hai fatto 3. Io ho fatto 16. Ok, croccato, 16. Scat. 19. 12 gli gnomi. Gnomi, 12. 11 gli halfling. Halfling. E 3 l'umano. E sono rimasti di stucco con lo scopo. Sì, no, c'avete il round di sorpresa comunque. Voi siete provenire dalla caverna un urlo SCOPA! Tira per vedere se colpisci, perché... No, aspetta, vabbè, in ordine in teoria. Sì, io sono in ordine sarebbe lo gnomo. Che si è girato e ha detto... Vuoi giocare anche tu? Noi fuori non ci sto contando adesso. No, no, voi sentite SCOPA, lui non ha ancora dato il colpo, ha urlato SCOPA. Sono... Quindi se volete potete agire. Ma c'è Scat and Champ prima. Io sto correndo e al mio solito in realtà inciampo. Scat in jump. Però faccio 15 metri al round. Di sì, tu riesci. Ah, ok. Lui vede Scat che corre, arriva all'ingresso della caverna, pronto a fare quasi una scivolata epica. Scivola. Quindi quanto ti muovi? Ah, hai preso mobile. Fatto, è mobile, però mobile sono 10 feet, quindi diventano 3 metri in più. Ho già 12 metri, 13 metri e mezzo. Sì, ci arrivi. Quindi vedi lui che corre, scivola cercando di fare una cosa alla epica, alla film di Jet Li, però prende un buco nella cosa, inizia a rotolare, tu vedi che ti rotola di fianco e appare di fianco a te, in piedi, esatto. Pronto a colpire. Io mi gioco già. Tu vedi che lui sta per tirare una clavata in testa allo gnomo che si è girato dicendogli vuoi giocare anche tu? E di fianco c'è un halfling. Io appunto sia all'halfling e lo riempio di martellate con Fury. Flurry. Beh, prima puoi fare i primi due attacchi. No, primo attacco, scusa, perché non sei di sinistro. No, infatti. Primo attacco e poi vedi se vuoi fare gli altri. Ma... Hai il vantaggio perché è ancora sorpreso. Ma sì, però è 13. Vabbè, Dalfling mancato. Vedi che ti lanci, fai la capriola, atterri sbattendo anche col petto contro il tavolo. Nel frattempo hai caricato un pugno e glielo stai per dare in faccia. Vedi che si sposta un secondo e lo schiva. Non l'ho mancato, gli ho preso da mano le carte e le ho guardate. No, hai mancato. Se facevi un bel tiro, sì. No, per sbaglio. Hai cercato di volevo prenderlo in faccia, ho preso le carte. Le tiene? Sì. Bastardo! E siccome non mi fa vedere le perché carte. Pensa, perché il primo istinto lui sta giocando, non pensa di stare a combattere. La prima cosa che fai è proteggere le carte. E allora non ti posso. Se sbaglio. Adesso, se vuoi, puoi fare i flurry con un key, fai altri due attacchi. Esatto. E allora scatta. 18 preso adesso e 15 adesso dopo che Daniele ha fatto la tua vignetta in cui fai un blop tutte le volte che fai un blop andate a vedere le vignette su le bellissime vignette di Daniele. Dai. Sai che è stata una cosa assurda, il secondo quanto hai fatto? 15 preso. Non mi ero reso conto di farlo finché non l'ho fatto adesso e non è dopo aver letto perché non hanno le armature, sono al momento sono disarmate. Che merda, 12 anni. Merda. Segna Halfling 1.
Sebbene una merda rispetto a quanto potevo fare in tutto. Krugatog. Li vediamo? No, voi siete fuori ancora, appena fuori dall'ingresso della caverna. Ok, carico la balestra e mi muovo dentro. Beh, col movimento riesci a entrare, arrivare appena sul fondo della caverna e vedi a 5-6 metri i tizi al tavolo. In questo momento quasi in slow motion lui che è ancora con la clava alzata che la sta abbassando. Alla faccia dell'iniziativa! È così che funziona il cannone. Li dobbiamo far fuori quindi? Tutti! Paro! 21 direi che l'ho preso. A chi? A uno a caso. Tira un dado da 6. Chi è il più alto, l'umano? Tira un dado da 6. Beh, non so se l'Huffling è più alto dell'umano, non mi preoccupo. Uno degli gnomi. Uno degli gnomi, va bene. Quello che sta colpendo lui. 7 danni a uno degli gnomi. Non voglio neanche sapere quale. Gnomo 1. Questo è Francis. Francis. Quello di prima era Carl. Gnomi. Sono colti di sorpresa. Gli Halfling pure. Sì. Ser Calibur. A questo punto scende lentamente le scale, proprio baldanzoso. Si mette all'inizio e fa... Ahem! Nelle parole di Krubal, se non posso rubarvi qualche cosa, vi ruberemo la vita. E uso e uso il mio incanalare giornaliero per fare Conquering Presence, per cui hanno tutti un tiro salvezza di saggezza, la cui CD è 13. Gnomi. Fallitissimo. Minchia, cobolli. Si comincia. Belli uso adesso, almeno non con il boss. Fumble, quindi due gnomi presi. Halfling hanno più uno. Passato. Sì. Passato. L'umano. Passato. Sì. Vabbè, i due gnomi sono terrorizzati. Hanno lo svantaggio a tutti gli ability check e a tutti gli attacchi. E non possono avvicinarsi sì. volontariamente a me. E fanno ah coboldi ah! per un minuto, quindi dopo chi sta? Credami. E dopo sta il nostro Alka-Seltzer. Vado, finisce la, con l'urlo. Hai il vantaggio, perché sei sono in sorpresa. No, non sono più quanto in sorpresa perché hanno fatto il loro turno. Ha fatto due volte 15. Non si pone il dubbio. Non mi ricordo dove è il bonus. Qui, accanto no. all'arma. Più 6. Qua, 21. Direi che l'hai preso. Un dado da 12, più 6, più un dado da 6 di fuoco, più 2. E poi? Schiaffoni. Allora, 9. 15. 17. Chiaro, tu quanti gliene hai fatti? 7, 24 in tutto. Scopa! La sua faccia è completamente spappolata sul tavolo da gioco dove c'erano le tre carte poi messe sotto. Quindi, dico, e comunque barava. Beh, i due gnomi, l'altro gnomo fa scat. L'Halfling è ancora lì tranquillo, no? Sì. L'Halfling ha schivato e ha appena visto una testa esplodere come un melone su tutto il tavolo. Mi tiro un checco di coda. Vai. Ah no, Laughing ha fatto una cosa durante il suo turno, anche se era sorpreso. Ha preso le fish. È un seguace di Gruba. 18. Preso. Lo monitoreremo e basta. Ma che merda! 6. 6 danni a Joseph. Laughing. Che è arrivato a 18. Ah, ok, ancora in piedi. Non fa, puoi fare attacco bonus se vuoi. Non ti costa chi? Ah, quello sì. Uno solo invece che due. No. Mancato? Cerco di prendere le fish, ma le manco. Cerco di prendere le fish, fa mie! Ma, sono di Krubal! Sono mie! Chi sta? Che vocione che c'hai per essere un Halfling? Sparo con la balestra. Risparmiamo un tantesimo per dopo. 19 a chi? Buh, chi c'è? Tira a caso l'Halfling. Di nuovo. No, l'Halfling, l'Halfling. Okay. 7 Va 25. È ancora in piedi. Minchia! Aia!
Ah, perché fate questo? Non muore! Tocca lo chiomo che si gira e corre verso l'angolo della caverna. Quindi se tu vuoi un attacco d'opportunità. E anche... No, solo tu, due era di fianco. Ok, vai, quindi da verticale a orizzontale faccio cambio rotazione della clava. Prima tira il tiro per colpire. Come una spada di samurai. Wow, wow. No. Fai per colpire e lui fa no, la testa no! E si abbassa. E io si abbassa, rotola per terra e scappa nell'angolo della, della caverna. Poi si gira e verso di te inizia a mormorare delle parole arcane. Ti spezzo le braccia. Per una prova di concentrazione con un 20 mi dire. Però se non c'ha, c'ha le prove, ha le prove di abilità. Eh sì. Ha lo svantaggio. Contro il 20 mi dire. 9. 16 più 5, 21. Vedi che rimane un attimo spaventato. Gira le mani verso Krukatog. E io faccio così su schianto. Punta un dito e vedi pff, un raggio di fuoco che parte. Per colpire Krukatog. No, è un coboldo. Pff, esplode sulla parete di fianco. Il suo fireball. Halfling. Tu senti un minimo di allarme perché c'è del fuoco. Ah, è giusto. L'halfling. L'halfling si guarda un attimo intorno nella situazione. Halfling. Sì. Ah, i due halfling. Uno, si, quello che ha preso le fish, si guarda un attimo attorno. Di intelligenza. Sento il potere. Era uno. Ho fatto uno di nuovo, Però intelligenza, quindi prova a prendere tutte le fiche dal tavolo. Cioè, Coboldi le statistiche le mandano a puttana. No, no, raccatta un po'. Quasi tutte le fiche che ci sono sul tavolo insieme a pezzi di cervello dello gnomo. Giusto. Non schifo. Si gira e fa per scappare verso il fuori dalla caverna. La maggior parte delle fiche gli cadono per terra. Si ferma un secondo. Però tu l'hai già fatto, quindi non hai più reazione. Tu hai un attacco d'opportunità se vuoi. Ui, certo che voglio. 11. No. Schiva e corre. Praticamente ti passa di fianco. Ti è praticamente in corpo a corpo di fianco. E vedi che come azione bonus si mette in dodge. Ok. L'altro halfling invece si abbassa vicino al tavolo cercando di prendere una cosa. Inizia a frugare per vedere che sono un po' più lontani e cerca di fare una capriola per terra, anche se nessuno di voi può fare l'attacco d'opportunità perché ha delle reazioni, ma lui non lo sa. Fa una capriola per terra, raggiunge uno dei corni, vedi che lo prende e lo porta alla bocca, però ancora non può fare niente adesso. E sono ancora lì che giro su me stesso, avendo lisciato il colpo completamente. Dopo? Sta Sir Calibur, che prende la fionda e prende il sacchetto delle munizioni benedette, e usando anche il Divine Smite, perché non si porta via le cose a una detta di Global, colpisco quello che sta scappando. Ok. Col corno? No, quello che sta scappando con le fish. Mm. Quindi prendo la 26. Penso direi. Gli faccio, usando anche il Divine Smite, di cui poi mi cancello lo slot, 8 e 2, 10 e 1, 11 danni, e posso rubare un oggetto. Sì, le fish. Esatto. Vede il laughing che lo supera guardandosi dietro. 19 di svelta di mano. Ah, ok. In che senso? Tiro salvezza deve fare. Percezione. Dietro. Percezione. 19 più 3, 22. Sei filo metallo, eh. Però ha lo svantaggio? Ah no, è lo gnomo che ha lo svantaggio. Sì, è lo gnomo. Lui scappa dietro di te, vedete il Sir Calibur che si gira, inizia a girare la frombola, la fionda, e vede delle scintille che iniziano a comparire sulla pietra. C'è un'esplosione di scintille. Vede quanti danni sta l'halfling? Gliene ho fatti 36 in tutto adesso. Vedete un corpo quasi carbonizzato mentre ancora delle scintille saltellano. No, io gliene ho fatti 11 più 25 che aveva già. Ah! Ci sono delle scintille che iniziano a attraversargli il corpo, lasciando delle piccole bruciature sul vestito e sui capelli. Mentre si accascia per terra e fa rovesciando tutte le fish. Troppo fuoco, troppo fuoco. No, questo non è fuoco, sono scintille. Più o meno. Però poi sta l'umano. L'umano prova a picchiare te. Vedi, tira fuori una spada lunga, una spada corta e ti fa due attacchi. Ah, una spada bastarda. Io ecco, punto, io mi di dubbi. Soddisfazione. Ah, vai.
Vi ammazzerò e poi avvertirò Elfagor. Non aveva in mente Zoro Manto. 11. Veramente sì. No. E va a pensare che 17? Sì. Sì. Questa è la spada corta, quindi la verde. Spada corta dove sei? Sono 4 danni. Ti colpisce di striscio su una spalla. Non sei in ira? Toglie prima quelli i temporanei, prima temporanei. E poi sei in ira, quindi sono 2. Ok. Fatto... Vedi che ti colpisce quasi in pieno sulla spalla. Tu indurisci il muscolo, ti giri un po' di lato, vedi che ti prende e ti fa un taglio abbastanza superficiale. E vedi che anche l'umano non mette a sgranare gli occhi. E beh, è stata anche a Seltzer. State. Io lo guardo. Il dialogo è gratuito, giusto? Sì, sì. Faccio. Dai! No, tocca a me! E lo attacco. Dai. 18 Urca. Più 6. Preso, direi. Urca! 13 e 7 fa 20 tondo. Dove lo colpisci? Ah, 21. 21. Come, sì, lo colpisci? Nello zigomo. Vedi che lui sta seguendo che tu hai appena finito di girare su te stesso. Io sono ancora in rotazione. Mentre in rotazione alzi la clava, alzando verso l'alto, sperando di colpirlo, sennò qua giri per sì, un mezz'ora. Esatto. Lui cerca di spostarsi, ma tu ti allunghi un po', sottovaluta un po' la portata della tua clava e senti una botta fortissima, vedi un dente che salta, la faccia che quasi si rincagna con le ossa rotte. È ancora in piedi, ma è messo molto male. Scatta. Ma non abbiamo un pack tactic noi? Sì. Cos'è che facevo meglio qui? Se state attaccando in due c'avete il vantaggio. Però in due la stessa persona. Sì. Mi... Non è la distanza di un metro. Sei subito dopo scatenza. Ah, ok. Io ho ancora l'halfling davanti. Tu hai l'altro halfling. No, non è più davanti, no, a te. Si è spostato un po' al corno e se lo sta per suonare. Intanto salutiamo Luca, che gli mancava stupido idiota. Gianni, che non riesce mai a giocare il suo no, ora ciao, ciao a tutti. Beh, e ma Gianni al momento sta guardando tutto con stupido idiota che fa la canzoncina. Esatto. E salutiamo Rita, che ha lasciato una recensione su iTunes. Quindi grande, grande Rita! Grande. E in questo momento stupido idiota sta facendo la musichetta del combattimento di sottofondo. Immaginate la cattata da su. E un Donald si sta coprendo le orecchie facendo basta. Scatta cerca di con il tonfa di far entrare il corno in bocca all'altro halfling. Ok, vai, colpisci. E noi sentiamo solo un tonfo. Cerchi di colpire il corno per fare più distruggere il corno o fare più male all'altro? No, il punto è che tecnicamente lo voglio colpire in faccia, ma c'è davanti il corno. Okay. E l'effetto dai, è. Yeah. L'effetto è. L'effetto è di tirargli il corno in bocca, che ma... è metallo tra l'altro. Sì, sì. 24. Preso. Immagino il suo nome. Vai di palmo, vai, ti avvicini, vedi il corno che lui riesce a toglierselo un secondo, lo prende sul lato della bocca e senti. Pum! Una piccola getto d'aria gli esce e vedi del sangue che gli esce dalla bocca, tira di danni. Che male deve fare? Deve fare un male. Ma non è possibile. Ho cambiato tutti i dadi perché non trovo uno che faceva dal 4 in su, fa ancora 2. Io dov'è il mio dado? No, lì dentro perché sono matite. C'è le matite. Ok. Vabbè, so questo. 6 danni e utilizzo l'altro attacco per colpirlo invece al plesso solare. Vai. Plesso solare 21. Tra l'altro tu l'hai colpito in faccia mentre spostava il corno facendo uscire il sangue dalla bocca. Abbassa il corno, lo ricolpisci nuovo sul corno che gli si pianta nello sterno. Tira danni. Andiamo adesso, faccio di nuovo 2. 3. Quindi 5 danni in tutto? No, 7. No, beh, prima erano 2, sono 2 più 4, quindi sono 6 più 7, 13 in totale. 13 all'halfling. Questo era Carlisle. Poi? Non ci piacciono le trombe! Crocatog. Oh, chi è quello che mi ha lanciato l'incantesimo di fuoco? Uno degli gnomi che è scappato nell'angolo della caverna. Ti faccio vedere io come si usa il fuoco! Visto che lui è lontano. Mi incendio la testa. Se proprio vuoi, no! Mi incendio la testa. E faccio. E quindi mi risucchio tutte le fiamme dentro. Ma le risucchi da fuori o si iniziano a risucchiare? No, me le risucchio da dentro e mi vado. Vede la testa che si infiamma e.
e diventa veramente quasi pelato. Tipo Ade di Hercules. E lancio Scorch Ray. quindi fai... e vedi tre dardi di fuoco che partono e ancora di nuovo te. Ok che è uno dei tuoi compagni in questo momento, però... La differenza con Ade è che lui ha fatto come Ade, ma è pena. Sì, preso. E il gnomo è in panico. No. Fatto 19, ah, il secondo no. E vai! Quel dado ha fatto 5 fumble già, eh. Non usate quel dado, evidentemente. 7 danni. Puff, vedi i tre raggi che partono. Ah! Il primo lo schiva. Ah! Il secondo lo prende in faccia. E il terzo, dalla caduta, lo manca perché hai colpito male. E gli prende fuoco un po' la barba. Bastardo! Ah, non mi piace il fuoco, non mi piace! Gnomo. Non mi piace il fuoco, non mi piace! Ah! E ti spara un altro Firebolt. Tutto stronzo. Vai nel casenza, è il tuo momento! Preso! Ah, lo svantaggio! Te lo puoi colpire anche? Sì. Tutti gli attacchi e le prove di abilità. Mentre tu sei in vista, giusto? Sì. Io sono accanto a lui. Per un minuto. Preso. Ci ho provato. Ci ho provato. Sono 8 danni. Vedi questo qui, questo oggetto di fuoco ti prende in pieno e esplode in una piccola palla di fuoco. E ma quindi? Basta fuoco! Halfling. L'halfling, che è quello che è stato preso a botte con il coro, cerca... Si rimette il coro nella bocca e sentite, prova a suonare. Diciamo che è facile, cioè perché sta suonando, però il corno potrebbe essere danneggiato 15 o più. Il corno è parecchio danneggiato. 19. Vedi noi fa. Vedete? E si incrina. Sono le manine. È la trombettina quella di comprare. Posso prendere. Posso con la reaction. Con la reaction. Adesso lui si gira e fa per scappare verso l'uscita. Però prima che provi a scappare, fa, io gli prendo il corno. Sì, se lasci, usi la tua reazione e non fai l'attacco d'opportunità, puoi farlo. Sì. Riprendi con mi arrendo e alza le mani. Chi c'è in piedi degli avversari? L'umano, l'uomo e l'halfling. Tutti e tre ancora. Ah, ok. Dopo l'halfling sta a Sir Calibur. E buono. È vero, è venuto bene. Sir Calibur. Abbiamo fatto fare mezzo bottiglio. Sir Calibur, adesso che è tutto baldanzoso, prende la sua mazza, con cui è molto scarso, ma si avvicina allo stesso. In che senso? C'è del metallo. Allora, si avvicina allo... Sir Calibur è appropriato. Esatto. Si avvicina allo gnomo e gli fa... Tu adesso la stessa fine del tuo amico, metti la testolina lì e io te la spappolo. Dai. No. 10. Tu sei scemo. No, Sir Calibur, piacere. E si fa per scappare quando toccherà lui. L'umano con... Dopo che ha visto che non ti ha fatto niente e gli altri sono tutti caduti, Romeo fa disengage e corre verso l'uscita. Dove c'è Crocato? Sì, praticamente arriva di poco oltre te. Scat. Chi è che è più verso l'uscita? L'umano. Gli arrivo davanti semplicemente camminando. Sì, tu per il tuo movimento sì. Però vedi che è concentrato, cioè sta cercando di scappare... Io però mi avvicino e come ogni volta che faccio il passo più lungo della gamba mi finisce male il passo, tecnicamente parlando. Cadi per terra di nuovo. È anche sì. Facile quando sei zoppo fare il passo più lungo della gamba. In effetti, sì. Dipende da quale scegliamo delle due. E questo ti dà un po' di frustrazione perché questi sono solo dolori che tu sai che sono psicosomatici, perché i draghi non esistono. Però non riesco a ricordarmi da dove vengano, qual è il trauma. E mentre ci penso perché sento il dolore... Beh, tu sai che una cosa immaginaria può darti un trauma, se è abbastanza... Quanto hai intelligenza? 8. Ok, non lo so. È strano. Io rotolo sulle rotule dell'umano. Rotula. E vedo se riesco a spaccargli. Vai. Sei un monaco, quindi puoi usare tutto il corpo. 20!
Boom. Critico. Double damage. Due volte il dado. Penso che lo moltiplico. No, tiri due volte. Volte. Che nel tuo caso sei. Sei. Va bene. Bravo. 4. 10, 14 danni. Quanti ne ha l'umano? Ne aveva già 21, va a 35. Tu gli cammini dietro, quando arrivi sotto cerchi di fare, in realtà volevi fare, ti viene in mente che l'hai già vista da qualche parte, la mossa è quella che tu ti metti a quattro zampe dietro di lui e magari poi qualcuno lo spinge, no? Solo che mentre lo fai, inciampi, gli sbatti addosso, lo prendi sul retro delle ginocchia, lui si piega sotto il tuo peso, cade faccia a terra e tu praticamente gli rotoli sopra dandogli due gomitate sulla schiena e senti delle ossa che si rompono e ti... Ti rialzi dall'altra parte pronto a colpirlo, ma vedi che non si rialza. È un monaco osteopata. Crucato. Gli hai rimesso a posto la schiena, però è morto. Adesso sta di... Non sono proprio sicuro sulla posta. Se un osteopata ci sta guardando. Gli vogliamo molto bene. Sparo sull'ognomo. Vai. Che cazzo. È quel lato del tavolo, secondo me. Io l'ho tirato lì. Sei uno scarso. Tumble di nuovo. Sei uno scarso, ti dice. Chissà. Dopo di lui sta lo gnomo. Lo gnomo. Che è di fianco a me. Lo gnomo spaventato. Scappa. È ancora spaventato anche se l'hai attaccato? Sì, dura un minuto. Punto. Ma dice frightened? Sì. Guarda a condizione un secondo. Per vedere se ti può attaccare o no. Può attaccare, ha lo svantaggio a te, sì. E non si può avvicinare, ma mi sono avvicinato io, okay. Può attaccarmi se vuoi, quello svantaggio. No, lo gnomo vedendo la situazione e tutto il resto, che tutto quello che è successo, anzi no, si gira verso di Krukatok. Almeno per il nostro signore Elfagor porterò uno con me nella tomba! Ah, Gogemo Elfagor, boss! Inizia a lanciare un incantesimo. Vuoi fare una prova di sapienza magica usando la tua reazione per scoprire cos'è? Sì. Cos'è sapienza magica? Arcana. Arcana. Ah, zero. In realtà non è zero, c'hai U. Ho fatto due. Due più U. Non era più pallida idea. Tu Figo. Senti i peli gnomici che ti si rizzano sulla schiena. Ti si rizzano sulla schiena. Sì, ne hai tanti. Anche il sopracciglio che ti si rizza sulla testa. Perché vedi tre grossi raggi di fuoco che... partono verso Krukatok. Ha comunque lo svantaggio, eh? Sì. Primo no, 5 e 20. Secondo... No. Non è 15. Aspetta, che cazzo era l'armatura? Ah, no, 12. No, scusa, 14. Ho preso. No. Però no, 12, 11. Terzo, 20. Dai, 20. 11, preso col terzo. Anche lui con due ti manca e uno ti colpisce. Per voi fondamentalmente funziona così l'incantesimo: due sono d'avvertimento e uno colpisce. Ma questo incantesimo non è molto potente. Sono 8 danni da fuoco. Aio! Cioè l'unico che sta beccando danni è Krukatok. Sì, l'unico che si è tenuto indietro. Fantastico. È l'unico ferito e quindi voleva tirarlo l'halfling. Giù l'halfling. È una strategia comoda. L'halfling è rimasto quello con la tromba morta. L'halfling con il corno. Ah no, ha alzato le mani. Si arrendeva. Rimane fermo. Mi arrendo! Mi arrendo! Vedete questo parla piccolo esserino con pocione, sì. E senti tipo i pucciu, no? Quando tu l'hai colpito prima ha fatto. Poccia! Dopo l'halfling, questo pucciu! Dopo l'halfling? Sir Calibur, che ha ancora la mazza. E gli. E dice allo gnomo. Non colpire i miei amici. Se ammazzerò tutti i tuoi amici. Sì, davvero? E mi faccio un po' più grosso. Sì, li ammazzerò tutti. Almeno uno. Se c'è qualcuno che li può uccidere sono io. Nessun altro può azzardarsi. Al massimo lo gnomo puoi uccidere. Ma i miei cugini non si toccano. Allora uccidili tu. E lo manco. Era tutto per farlo schivare e deconcentrare. Ti dice: questa attesa mi sta uccidendo. Non sarà quella. È la terza volta che lo manco. Come hai indovinato il nome della mia mazza? A chi sta? Scat. Ah no, scusate, ad Alka-Seltzer. Mi sembrava, no, sì, è l'ultimo okay. Giro. Io c'ho qualcuno vicino. Il più vicino è l'halfling. Se no, un poco più in là, ma ci arrivi uguale. C'è lo gnomo. Che lui sta minacciando in un angolo. Non facciamo fuori l'altro. Sono veramente un bullo.
Quindi non faccio niente, ma faccio brutto. Parto col mio colpo speciale, che è quello del baseball. Pa 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 pa. Tre. Lucky. Yeah, giusto, giusto. Aspetta, è l'ultimo, eh. Sì, è l'ultimo, però vai di Lucky. Da coboldo. 11. Più 6, preso. 17, vedi? Serviva. E sbam. Sì, serviva. 17 più 8 fa 25. Sì. Ne aveva già sberle. Come vuoi ammazzarlo? Tipo, se è possibile, prendendogli il naso. Ma fai un know-how, okay. Fai un knock out con la testa. Ta-da-da-da-da-da! Lo prendi in faccia, vedi praticamente metà del collo che praticamente solo per il colpo si strappa. Fuori campo! Il naso esplode in una bolla di sangue e ossa e la testa quasi si ribalta al contrario e cade per terra. Ok. Dopo sa? Scat. Rimane solo un Halfling. Solo l'Halfling che tu hai gonfiato di botte. Rimane soltanto l'Halfling? Sì. Che sta cercando di prendere un altro dei corni di fianco, no, anche si se era c'ha... arreso. Ah, giusto, si è arreso. Vai, è il momento per colpirlo più duro. Ha lasciato la guardia. Ti avvicini con calma? No, mi avvicino con calma. Mi arrendo. Aspetta, mi avvicino con calma, ma io mi ero alzato dopo l'umano. Sì. Dimentico ormai del fatto che ci fosse l'umano lì. Io inciampo nell'umano. Ok, inizia a rotolare di nuovo per la discesa della caverna. Prendo velocità e c'è di fronte l'Halfling. Ok, vai. E alzo contro di lui. Intanto che gli non dici... c'è la carica? No. Intanto che gli dici tranquillo, ci penso io. 23. Hai il vantaggio perché sei è arreso e fermo. 24. Preso. 5. Un attacco. Rotoli sotto, ovviamente inizia a rotolare per terra. Lui fa un passo di fianco. Tu, nel frattempo, mentre stai rotolando, alzi la gamba. Lo prendi nell'inguine. Mi sono arreso. E mentre ti rialzi, gli dai un cazzotto in faccia. Il cazzotto, la testa. Ah, scusa, scusa. Lo prendo di nuovo. Comunque, tiri danni. E stavolta 10. Danni. E va 28. Vedi che. Mi ero reso. Fa due passi in avanti, due passi indietro. È tutto cade per terra. Ti rendi conto che non è morto, ma è privo di sensi. Ma scusate, questo doveva essere vivo o morto? No, morto. Ah, ok. Ed è un pugno in testa. Sì. Io appena mi rendo conto che il combattimento è finito, apro le manine a 180 gradi e faccio tipo idranti in affiatoio automatico e spegni quei piccoli intendi che sono sparsi, ok, e io mi nascondo e rimango un altro sul ok, tranquillamente si spegne, non c'è nessun altro, a quanto pare nessuno ha sentito le vostre urla e ti rendi conto del perché fuori ci sono da qualche parte in lontananza i tizi si stanno picchiando perché qualcuno ha rubato le reazioni a un altro e un altro gli ha smontato la tenda. Io intanto vado a questo punto a raccogliere le fish. Vedi che sono dei pezzi d'osso fatti a dischetti. Proprio tipo fish, ma sono d'osso. Segnati quindi delle fish d'osso. Sono... una trentina. Per Krubal! E le picco nel libro. La stanza, quella che vedete, e anche da quello che riuscite a capire, da alcune cose che ci sono, è... qui è dove c'erano i vari, sia i bannermen, i vari alfieri che portavano nell'esercito. Scusami, non redimi i bannermen, so che è giusto. Perché? Perché ti vengono a mente quelli. Pensa ai 300 per 250. Ah, ok. Sì, esatto. E stavo chiedendomi, perché? OBS disconnesso. Non guardare. Siamo ancora? Stiamo registrando tanto. Ah. Controllate un attimo la stanza e vedete che qui probabilmente dove c'erano la maggior parte di sentinelle, alfieri, tutte persone che o rappresentano qualche rango dell'esercito demoniaco, più quelli che dovrebbero suonare gli allarmi se dovesse esserci un'incursione o qualcosa del genere. Potremmo distruggere tutti i corni? Esattamente quello che volevo pensare, stai iniziando a pensare come un kobold, bravo! Grazie! Tu nel frattempo vedi che sul libro è scritto ottimo lavoro. Grazie. Prego. Ma interessante quel libro lì.
Voi non so se è libro dei complimenti, serve per l'autostima. Il tuo bersaglio è a 500 passi verso ovest. Lo so, ne sento l'odore. Si lava veramente poco questo Elfagor. Ah, sì, è la sua colonia. Quindi io andrei verso i corni e cominciare... Ti spacchi tutti. Bah. Sì, sono una ventina. Più vedete che ci sono altre, tipo delle trombette. Ho una mezza idea, gnoma. No, allora è pessima. È pessima. Sì, gnoma, sì. Però è mezza, però... l'altra metà cos'è? Però... Gnomo! Complementare! Tenere un corno non per... Non funziona così. Tenere un corno per eventualmente spostare tutte le truppe dove non devono andare. Ma li hai visti, ma saranno... Tanti così, e faccio con... Tanti due! Quattro con le mani, perché... Due, tre, quattro... Sì, hai ragione. Possiamo disfare tutti. Cioè, hai capito che l'unico pirla che si fa male è Krukatog, perché non piace prenderle! Non è vero! Mi guardi e non ho più ferito, perché mi sono curato. Ma è per quello che ti piace prenderle, perché poi ti curi! Quanto ti sei curato? Di quattro. Allora sei ancora ferito. Però dietro ci sono... Davanti ci sono pure pulito e dietro c'è delle bruciature. Sono sanguinato. Stai dando solo il lato sinistro mentre parli. Se vuoi ti disinfetto, faccio con la manina già piena d'acqua. È purificante. Vuoi il tocco di Kribug? È quello delle due dita. No, a volte sono tre. Col buco e mezzo. Perché dopo un po' non fa più effetto. Intanto funziona anche per i cubi. Vabbè, vado. Il tocco delle tre dita del Matteo. Vado a rompere i corni, eh. Mi hai ignorato. Inizia a romperli tutti. Pieghi le trombette. Basta. Qua sembra tutto tranquillo. Potete proseguire. Avvicino la mano a Krukatog per capire se vuole il tocco di Kribug oppure no. Ma sì. Quanto sembra ferito? 3 punti ferito. Un buffetto. Una carezza di cripo. Vedi delle piccole scintille che le ferite piano piano che si rimargino. No, meglio. La tua ispirazione mi ha fatto tantissimo. Lo so. Sparring Leader è il mio talento preferito insieme a Mobile nella quinta. Io con chi l'avevo preso? Con Kevan forse? No. Sì. Con Kevan. Mi sa che l'avevo preso. Comunque, uscite dalla grotta. C'è qualcosa da sgranocchiare che combattere mi mette fame? Le ossa. Stanno provando ad investigare. Sì, ci sono delle striscioline di carne di provenienza non sicura. E dei pretzel. Sono una carta, quindi. E dei pretzel. degli spuntini quelli salati. Raffa, snack raffa. Salati. Ok. Vedi che c'era probabilmente qualcos'altro, ma il capitano ha già divorato tutto. È comparso dal nulla solo per sé. E lei perché c'era del cibo. Tutto tranne che... È un ninja. Quindi siete fuori dalla grotta, vedete del trambusto qualche centinaio di metri in lontananza, alcune anche esplosioni di fuoco, probabilmente qualcuno che si sta picchiando, c'è una piccola rissa che è scoppiata, e sembra che la tenda, quella principale, non ci sia nessuno davanti, è parecchio grossa. Quella è la tenda dove dobbiamo arrivare. Ok. Però, prima lasciatemi qualche minuto per capire se posso risolvere la situazione. Quale? La nostra situazione, tu non ti preoccupare. Fidati. Va bene. Ormai è il mantra. Che vuol dire? Metto tutto il mio orgoglio, onore e volontà e giuramento in questa affermazione, che ne sono certo, lo giuro. Andiamo, a meno che il libro non ci dia delle indicazioni. No, quando ti avvicini vedi che il libro dice... Prosegui dritto e vedi che qua adesso tutte le I sono accentuati i cuoricini. Mi sembra anche di sentire, di vedere quasi il libro arrossire in qualche modo. Chiudo il libro quando siamo proprio davanti alla tenda. Metto via. Li guardo e dico: datemi 5 minuti. E però ne hai segnati 4. No, ha fatto così. ha fatto 8, ma c'erano solo 3 dita. E Coboldi non sanno. C'erano 3 o 4 dita, Coboldi? 4. No, ne hanno 3. Boh, riguarderemo le immagini. Tanto non sa contare, quindi essere... Fai così, è 3. La miniatura ne ha 4. Allora. Ah, ok, allora la miniatura ha ragione.
Datemi 4, 5, 7 minuti. Benissimo. 6 no, però, mi raccomando. Ok. E entro nella tenda. Apri i due lembi d'ingresso della terra, della tenda. Entri. La prima cosa che noti sono alcune torce, ti rendi conto che però sono talmente vicino al tessuto che probabilmente sono magiche, quindi non emanano calore, e illuminano l'interno della tenda, che è piena di tappeti, candelabri, vari gioielli, oro impilato in un angolo della tenda. In fondo, in lontananza, c'è un grosso trono, sembra fatto di una pietra nera. Due elfe agli angoli di questo, ai lati di questo trono, che sono impegnate su dei tavolini e delle sedie a probabilmente scrivere qualcosa, sembra delle mappe. E al centro Elfagor. Questo, descrivimi Elfagor. Elfagor non è per niente un elfo che gli elfi definirebbero bello. È abbastanza rovinato da svariati combattimenti da cui è uscito vincitore. E ne dimostra i segni sul viso e sulle braccia. È anche un elfo abbastanza sovrappeso per essere un elfo. Ha i capelli unticci. Ed è la persona più bella che io abbia mai visto in vita mia. Chiaramente. Infatti, appena la tenda si chiude dietro, e vedi di che me, è appoggiato proprio con le mani alla quasi roboedonista di Futurama, no? Proprio svaccato sul trono. Svaccato sul trono, appoggiato all'indietro, che con una delle mani accarezza una dei bordi del trono. E nel momento in cui nota la presenza, alza lo sguardo e vedi che... Krubi! Ti ho ritrovato! Calibur! Niente mi può separare da te, lo sai? Ti aspettavo più di un mese fa. Beh, oggi che giorno è? Vedi che si gira. Leia, che giorno è oggi? Sì, signore, oggi è il 75esimo di Krubal. No, ma avete il calendario sbagliato. Quello è il calendario non kribugiano di Krubal. Calibur, ti vedo di nuovo. Potrei dire che è un piacere. Se mentissi. Sei scappato l'ultima volta. Non era così che doveva andare a finire. Beh, dopo che abbiamo unito le forze... Avremmo dovuto unire i nostri corpi, come ben sai, non l'abbiamo fatto. E sono molto offeso da tutto ciò. Non ricordo fosse andata proprio così. È proprio perché non è andata così che sono offeso. Quello che ricordo è che... Dopo averti rifiutato e dopo essere stati nemici per così tanto tempo, come si chiamavano le miniere dove eravamo rimasti intrappolati? Gnomovia, sì sì. Sì, adesso sono parte del mio territorio. No, non più. Adesso sono parte del mio territorio. Come tu diventerai parte del mio harem. Non accetti un no come risposta? Assolutamente. No. Ricordo che mi hai minacciato di morte me e tutta la stirpe da cui provengo. Beh, certo, è così che i coboldi fanno la corte a qualcun altro. E che scuote la testa sghignazzando lievemente, perché per lui è totalmente assurda la situazione. Nelle miniere siete entrati più di un mese fa, tu e i tuoi compagni. No. Sì. Saremmo stati tante ore così. Facciamo così, sono stufo di tutto questo. Consegnami uno dei tuoi compagni e potrete andare liberi e felici dove volete. Quello che ci interessa è un coboldo. Richiamerò anche l'assedio alla città. Non ci sarà più bisogno. Facciamo invece così. Tu diventi... Vedi intanto le due tizie che lo guardano come per dire... Cazzo, è folle dicendo. Questo, però è il capo. Tu diventi il mio sposo. E io resto con te. E mi apri la caverna? Oh, ti aprirò la caverna! Vedi anche una delle tipe che ritaglia le elfe. Un metallo curioso. La caverna... No, dire la caverna delle meraviglie potrebbe essere problematico per il tuo cervello. Mi porterai da Krubal? A tempo debito. Ma che qualcuno portami da Krubal.
e potrò consentire la tua richiesta. No, non funziona così. Acconsenti alla mia richiesta e io poi acconsentirò alla tua. Beh, stiamo per recuperarlo un coboldo. Ormai la città sono un paio di settimane che è sotto assedio. Prima o poi riusciremo a trovare quello che si nasconde lì e non avrò bisogno di te. No, ma avrai bisogno della tua vita per usarlo, il povero coboldo. Sempre sopravvaluti le tue forze. No, no, le mie no, ma quelle dei miei compagni! Allora stavo dicendo, e da fare vedi che non entra nessuno. Secondo te che caverna intendeva? Ma guarda, allora secondo sai te che io oggi la caverna bagnata è quella quindi, cosa sai che a Titi non c'è speranza. Tu non me la ricordavo così. Ha compiuto con voi. Io lo sento da dentro. No. Ah no? Ah no, sì, l'hai sentito compagni. Tra l'altro in questo momento si vede stupido idiota che sta facendo vedere, perché ha sentito che c'è una sede della città, sta facendo vedere a Ugrabal, chi era Ugrabal? Era quello di Agile Story Test. No, era il bardo con i capelli coboldo. Di Davide. Di Davide, giusto. Oddio, è vero! Cantava tutte le canzoni pop italiane. Perché si vede la scena tipo del drago che sta sorvolando la città sputando fuoco, e in quel momento si vede una scena della bacinella rovesciata e vede il drago e si schianta su una delle torri della città. E se sento compagni, sì, vedi loro stanno chiacchierando tra di loro da fuori, gli sgomito, dico ci chiamano, dobbiamo andare all'attacco, e poi comincio a pam 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 pam, e corro dentro. Oh, aspettiamo. Uno dei tuoi compagni, non pensavo adorassi non lo so, l'ultima volta che prima ho aspettato nella caverna, ne ho buscate. Stai al mio fianco. La vostra razza è molto particolare, benvenuti. Non noi siamo entrati. Ah, benvenuti. Tu devi far parte degli gnomi delle sabbie, uno dei ribelli. Io sono lì che giro il mio clamone. Comunque sono qui fuori, aspetta ancora un attimo. Comunque, il tuo drago non credo che andrà da nessuna parte, perché questo è quello che ne rimane. E rovescio il libro conservante che sputa fuori l'artiglio di drago. Ah. Vedi le due tizie fanno e lui sembra far finta di niente. Vedo che conosci la tua magia del sangue. Ti ho sottovalutato, ma probabilmente cosa? Dai! Sarà l'ultima volta. Sai che non puoi sconfiggermi, Calibur. Sai che anche se tu dovessi avere la meglio, ne arriveranno altre centinaia. Ci sono corni ovunque, ci sono sentinelle ovunque in questo campo. Metti, butta un pezzo di corno. Rovescio un sacchettino per un po' di ritagli di corno. Questi? Le due tizie si iniziano a guardare preoccupate. E allora dovrò ucciderli immediatamente. E fa per alzarsi dal trono, però è un po' sovrappeso. Vedi un attimo. E mentre si alza, io uso comando urlando: amami! E io lo guardo attonito così. Oppala. Due? Che? Sono proprio coboldi, Batte gli occhi. Tira dove inizia diventando. Imbecille. 11. Segnate 23. 12. Manca solo Elfacorn e le elfe. E al gnom non si comanda. No. Elfe ed Elfacorn, se le elfe fanno qualcosa, se no sì, solo sì. Elfacorn. Elfe 5. E Elfagor 15. Mirka. Il primo sarebbe scatenciante, però stanno chiacchierando ancora fuori. Che nel chiacchierare con Crucato, che stiamo girando attorno alla tenda, ma ci sono le cordine con i picchetti. Io sto guardando così, e inciampo nelle cordine con i picchetti. E ne tiro giù qualcuno. Ok. Fai una prova di intelligenza. No. Un'ottima idea, inizia a staccare un paio di picchetti inciampandoci sopra.
Non è proprio un'idea. Che la tenda non si no, era per dirti che vedi che c'è una struttura comunque di legno, una struttura abbastanza più permanente delle altre. I picchetti sono solo per tendere un po' di più. Ok. Dopo? Elfagor. Elfagor ti fa: accetto. Io e te faremo coppia e tu mi porterai da Krubal. E si avvicina di 9 metri verso di te. Perfetto. Nel frattempo sta a Krukatog. Vedi le due tizie che fanno: ma sì, Lord Elfagor, cosa sta dicendo? Scusa? La Caverna delle Meraviglie è così importante, si lascialo perdere. No. Lui è disposto a tutto per avere il creatore tra le sue mani. No, sarà qualcos'altro, oltre al creatore. Che avrà tra le sue mani? Krukatog. C'è una torcia lì fuori? No, fuori no. E poi quelle che ci sono dentro sono magiche, quindi non bruciano. Ok. Allora, uso Mage Hand per sollevare la tenda, mettermela sopra la testa e dar fuoco alla tenda. Ok, vento Mage Hand, vedi che si avvicina e inizia a sollevare la tenda e la alza di pochissimo. Perché e io piegandomi con la testa gli do fuoco. Perché mi infiammo la testa quando lancio gli incantesimi. Metti la testa sotto, vedi che inizia a bruciacchiare il tessuto, è molto spesso, ci vuole un po'. Sì, 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 gli do tempo. Io va a fuoco! Dopo? Al casello, ecco. Tu vedi un lembo della tenda che si apre e lui che infila la testa sotto. Ok. E tu vedi questo elfo sovrappeso che si sta, che si sta avvicinando con gli occhi a forma di cuoricino. E vedi anche, percepisci l'orgoglio, cioè lui in questo momento è anche avendo il comando, è nelle cose mentali che ha vinto, ha avuto tutto quello che voleva, perché ha sia la persona di cui è innamorato okay. che la disposizione d'entrata nella Caverna delle Meraviglie. Allora, non capendo un tubo di quello che sta succedendo, avendo chiesto posso attaccare, mi hanno detto no, aspetta, ma essendo un demone, quindi in quanto tale... Oh, ci sono sempre le elfe comunque, Sì, è vero. Quelle... Batti le elfe. Sbatacchiati le elfe. Posso sparare un potentissimo spruzzo d'acqua? A sto punto è un po' metallo. Sbatacchiati le elfe con un potentissimo spruzzo d'acqua. Gli faccio. Non ti avvicinare! A Elfagor? A Elfagor. Ok. Fu il tuo cantrip, no? Sì, 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 non è. Vedi che squadra la testa, chi sta? A me che inizio a intonare l'incantesimo di. Matrimonio, dura un'ora. Okay. Che è sempre quello. Dura un'ora. No, inizia con: siamo qui riuniti. Oggi due persone nel nome di Kribuk hanno trovato l'amore e finalmente possono convolare a giuste nozze. Dopodiché sta le elfe. Le elfe si guardano intorno, non sanno al momento cosa fare, quindi camicelle d'onore! Preparano l'azione a quando qualcuno fa qualcosa di strano. Quando verrà lanciato il bouquet. Quello è bouquet. Scatta. Vedi un attimo chiacchierano, però mi fa: cosa facciamo? Dobbiamo... non capisco. Chi? Anch'io! Non capisco, fa: il nostro signore avrà tutto quello che vuole. Quella... Ti ho sollevato la tenda, non ho messo la testa. Non disquisire dei gusti del nostro signore. Cosa succede lì dentro? E allora sono un po' incastrato. Cerco di passare dal buco che sta creando lui, ma sono inciampato con le corde. Sì, riesci a passare, sei legato dentro. Ancora con una corda, con una gamba. Ma che succede? Perché è bagnato quell'elfo che è così brutto? Tu vedi che quell'elfo nel momento in cui ha preso l'acqua sta scuotendo un attimo la testa e vedi che gli occhi a cuoricino stanno svanendo. Potrebbe essere stata lui che gli ha tirato l'acqua in faccia. Oddio, in realtà conosci i tuoi incantesimi, però. Esatto. Se io sono comunque perplessissimo della cosa semplicemente sono entrato nella tenda e sei per terra nella tenda. Chissà, entrata di là comunque. Ma si entra anche da qua, ci faceva fatica a fare il giro. Spegni con la testa. No. Sta Elfagor, vedi che batte un attimo gli occhi, ti guarda. Ah, ma hai iniziato a non interrompere. Allora, come dicevo, giochi con la mia mente. Sei un piccolo patetico insetto! E vedi che inizia a ingrandirsi. Io ti distruggerò tutto quello che rappresenti. E poi distruggerò il vostro creatore! Puff, vedi due grosse ali che escono dalla schiena mentre lui diventa più grande e più alto. I muscoli si gonfiano, delle corna
gli spuntano dalla testa, gli occhi diventano rossi e inizia a acquisire una forma un po' più demoniaca. La faccia degli steroidi. Vedi le ali che si piegano davanti a lui e poi si spalancano di botto lanciando una folata di vento. Tu vieni praticamente quasi ributtato fuori dalla tenda. Tu vieni ribaltato dentro la tenda sbattendo contro il tessuto. Tu vieni spostato di un paio di metri indietro sdrucciolando, diciamo, sul tappeto che c'è per terra. C'è la cartella, il terreno sdrucciolevole. La roccia fra non è che ti distruggerò! E alza una mano artigliata per colpirti, ma tocca a qualcun altro. Per la tua azione. Tocca per la precisione a Krukatog. Quanto sono stato lanciato indietro? No, tu sei praticamente... Ti ha spinto la testa fuori, che si è richiusa la tenda, e hai preso uno schiaffo dal lembo della tenda. Comunque, uso una scintilla. Come la usi? Per potenziare l'incantesimo. Come la usi? Tiri fuori... Questa è... Faccio per prendere la scintilla, la mangio, per potenziarmi le fiamme... Oh. Yeah! E le scintille che ti iniziano a uscire dalle orecchie, dal naso. E poi le risucchio dentro per... sparargli il fiammone in faccia. Devi rientrare nella tenda. Beh, sa la direzione, spara attraverso la tenda. Per me. O attraverso la tenda. Ma entra sta tenda, ma che te frega. Entro non dentro la tenda. Entro dentro la tenda, ok. Entri dentro, ti ci vuole veramente tutto il tuo movimento. Su Elfador? Sì. Cosa fai? Gli sparo lo Scorching Ray. Sputi. Vedi, intanto non ti consuma lo slot. No. E vedi che... ti si rigonfia la bocca e ne spari altri tre, sono sei, ok, tutti. E vedi la scintilla che svanisce, però vedete i sei raggi che partono di fuoco sono coperti di scintille. Tutti i tiri per colpire? Sì. Sette? No, no, nove, scusa, comunque no. 24? Riso. No. Sì, 17 più 6, 23. 18. Preso. Che cazzo? 6, mi ha detto. 6. No. 13. Niente, 3. Colpiscono, tu c'hai buchi la resistenza, giusto? Perché sì. Hai preso l'arte elementale, quindi tira bene. Vedi che hai fatto grande bene, acquisto. Vedi che hai fatto ecco bene. I demonici. 10. 7, 17. 6.23. Vi ucciderò tutti. E vedete che dalla bocca inizia a uscire uno sciame di mosche che iniziano a diffondersi per quasi tutta la tenda. Non molto fitte, però si stanno diffondendo per tutta la tenda. Che schifo. A chi sta? Anche senza. Lavati i denti. Estinguerò i coboldi e il loro dio. No, no, ci riprodurremo io e te. Perché? Perché così ha deciso Sir Calibur e non c'è niente che gli farà cambiare idea. Io do di gomito a Sir Calibur e gli faccio. Quindi? Vabbè, spaccalo, no? Ah, ok, ok. Vado in ira e dico: adesso che sono, mi incazzo! E lo attacco. Okay, se non posso averlo io, non l'avrà nessuno. Pochissimo. Ah, vai più la cosa e vedi che puff, blocca la clava con una mano. Mamma mia. Te la piega un po' verso di te, facendoti ritornare un attimo indietro. E si abbassa guardandoti dall'alto in basso, perché sarà tipo alto 4 metri. Ti schiaccerò per primo. Chi sta? Posso consigliare però solo una cosa a Daniele, che magari non se lo ricorda. Con Reckless Attack tu puoi fare l'attacco con vantaggio e poi loro ti attaccheranno con vantaggio. Sì. Però tu puoi attaccare con vantaggio. Beh, dai, non fa schifo. Prossimo. Dopo di te? Dopo Alka-Seltzer c'è Sir Calibur. Elfagor ha addosso qualche cosa di importante. Fai una prova di percezione. 19, 18. Ha svariata gioielleria, 3-4 anelli, un amuleto, un paio di bracciali, una collana. E al momento vedi che parte dei vestiti si sono in parte lacerati. È un po' come se fosse diventato presente tipo Illidan. Quindi si è strappato un po' tipo anche alla Hulk. Quindi non, cioè, alcune cose di valore non sai quanto possano essere importanti. Ok, io prendo un'altra delle biglie divine, sempre con Divine Smite.
usando anche l'ultimo slot che mi rimane, in più lui è un fiend. Sì. Se non è un fiend lui. E prendo la 19. 19 preso. Allora, innanzitutto gli faccio 4 dadi da 8 più 1. 5 e 2, 7, 11 e 8, 19, 20. Lo prendi in pieno petto e c'è un'esplosione di luce sacra e scintille. Ti distruggerò. In più ho fatto 16 di velocità di mano. No, scusa, 18 di velocità di mano contro la sua percezione. No. Ok, gli rubo uno degli anelli che ha addosso. Ok, tira un dado da 6. 5 o 6 sono magici. 5. Potevi anche non farglielo tirare. No, sparisce e ti compare in mano. Mi hai donato un anello, siamo sposati adesso. Ecco. Per lui è tipo un bracciale. Sei così stupido che non varrebbe la pena di distruggerti. A chi sta? E mi metto l'anello. Okay. Non so cosa faccio. Non ha bisogno di attunement. È un anello di protezione più uno. Perfetto. Da più una lascia, più una tutti di salvezza. Fantastico. Nel momento che però hai fatto questo, le due elfe lanciano un incantesimo. Tu e Alka-Seltzer mi fate un tiro salvezza sulla volontà. Cioè su saggezza. Tu dai il bonus a dare ancora o no? Paladino, ancora no. Mai dato. 20 di dado comunque. Minchia. Io ho fatto 10 in tutto. Ancora anche più uno dell'anello? C'ho tu senti per un istante, mentre lui ti sta spingendo la clava, senti per un attimo le tue membra che si irrigidiscono? Però la tua rabbia... sai, tu invece ti metti l'anello e ti blocchi. Però così, sì, rimani così con l'anello. Probabilmente è l'anello che ti ha bloccato. Sì. Invece l'altra lancia un incantesimo su di te. Mm-hmm. E... Spellcraft? No, non c'è bisogno. Vedi le mani che si illuminano di una luce sacra, stranamente, pur essendo probabilmente un demone, essendo un elfo. E allunga la mano, puff, e vedi un raggio di luce sacra dritto e lineare che punta verso di te. Da 15. Sì, 12. 10. Sono 17 danni sacri. Che troia! Puff, ti colpisce in pieno, senti l'energia sacra che ti inizia a bruciare e vedete che per un istante come se ci fosse un bersaglio luminoso sul centro del suo petto che si illumina. Il prossimo attacco contro di te è il vantaggio. Ok. Non so chi. Per il nostro signore! A chi sta? Scat. Che inciampando, liberandomi dalle corde, finisco addosso alle elfe. Le elfe sono separate. A una delle elfe, quella okay. Vicina alla parte della tenda dove mm-hmm. sono separate. Dai, tira. Pari è quella che ha lanciato blocca persone, dispari è quella che ha lanciato guiding bolt. Pari. Cosa Guiding ho detto? Guiding Bolt, ok. E le rotolo letteralmente addosso perché prima era attaccata okay. La tenda dall'impatto. Tira. 19. Presa. L'onomato te. 8 più Flurry of Blow. Gli rotoli le colpisce un ginocchio, fa... con la prima mancata... No. La seconda anche. Rotoli, gli prendi un ginocchio, poi rotolando dai un paio di cazzotti all'area perché però lei si è spostata capendo più o meno il tuo movimento. Sì, ma il primo colpo io non la volevo colpire e con i successivi che sentendo che avevo toccato qualcuno stavo cercando, stai di cercando di colpire. Però non ho capito bene. Dopo scat. Quanti danni hai fatto? 8. C'è tutto sto casino per 8 danni. Sì. Beh, che io faccia casino non è una novità. Elfagor. Mi fate tutti quelli nella tenda un tiro salvezza sulla costituzione? 6. 10. No, scusa, 5. Perché ho il più 1. Meno. Sì, ho anche il più 1. 10. 20. 10. 5. 10. 20. Tutti tranne lo gnomo. La somma di noi tre fa il suo. Subite due danni necrotici. Mentre sentite le mosche che iniziano a mordervi. Alcune diventano tipo nel naso, in un orecchio. Le schiacciate un paio, ma iniziano piano piano a mordervi e si formano delle piccole chiazze nere dove vi mordono. Maledetto! E Elfagor?
schiaccerò per primo. E quando non saranno più rimasti compagni, e si gira verso di te, non saranno più rimasti compagni, mi prenderò il mio tempo con te. Ti dà un'artigliata con la mano sinistra e un cazzotto alla Bud Spencer dall'alto verso il basso sulla testa. Con rimbombo. Con la mano sinistra. 16. Preso. E preso. Preso. Sono 6 danni con l'artigliata. E riduco? Sì. Di metà, sì. Quindi 3 e togli da lì. Sì, che tu c'hai ancora i temporanei. E poi sono 9 con il pugno in testa. Diventa 5? No, non c'entra. Diventa 4. 4. Quindi 30. Resistente. Torna da noi. L'uomo Jason. Abbiamo bisogno di gente come te. Uccidilo. Con lo gnomo che ci torno con voi. Chi sa? Crocatog. Crocatog. Io mi tiro una dose di cafferano. Quindi è un'azione extra. Okay. Okay. Nel senso che proprio. Sì, sì, me la tiro. In realtà, per come funziona in questo momento, il cafferano è di lui che infila la mano nella coccia e fa. Se la tira in faccia. Cioè, cosa fare? Arrivare le aquile! Sventolo la piuma che mi aveva dato Carrie. Okay. Ti chiamo un D4 aquile. Attaccatevi le elfe, bastarde! Tu hai il modo di mettere la quinta, giusto? Aspetta, come si legge? Uno. Sono uno. È un uno? Yes. È un'aquila sopra. E dire. Vede, si fa un buco nella tenda e un'aquila gigante arriva e su di chi? Sull'elfa. Sull'elfa quale? Quella che mi ha tirato il guiding ball. Il guiding ball. Scende e inizia a artigliarlo e a beccarlo. Perché poi immagina un'aquila che volteggiava una serena nei picchi delle ragioni. Ma fuck! All'improvviso. Per forza incazzato. Gentile. 24. Me la immagino più in stile Griffin che guarda e c'ha cerca persone. Ah! In realtà tipo ha tirato la campanella, si è vista la scena che si allargava verso il cielo, sentiva il rumore della campanella che si spandeva nel cielo, lei quella che arrivava e poi ci metteva tipo 5 minuti per arrivare, ma in realtà è arrivata subito. Dai, quella, dai, 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 attacco, dai. Due attacchi, uno col becco e uno con gli artigli. A più 5, sta minchia. Minchia, una sola me ne è uscita, perché tra l'altro. 26 punti ferita. No, che... con la, il becco. Un po' di impegno. 18 più 5? Oh. Sì, presa con l'artiglio, sono. Caputtana! Due dadi da 6 più 3. C'è anche l'altro artiglio? No, no. Sono due attacchi. Ah, scusa. Due dadi da 6 più 3. Tra l'altro, capisce il comune e ha più intelligenza. Ah, stessa, la stessa intelligenza tua. Inizia a artigliare, fa. Ah, ah, dove diavolo arriva? Montagne più vicine sono 100.000. Nel deserto. Ha subito 21 danni. Ma questi comboldi. Ecco perché ne è arrivata una sola. Questi comboldi, sì. Le altre tre sono morte nel tragitto. Questi comboldi sono assurdi, non hanno alcun senso. Chissà dopo. Ah, al caserzer. Okay. Mentre l'aquila continua a diventare artigliare. Allora, come era? Mi ha legnato. Sì. Con lo gnomo che vengo con voi! Io amo questi coboldi, combattono in maniera. Guardo la mano perché c'ho scritto le parole complicate. Esceriana! Eh? Fa niente! Sei un idiota! Grazie! E gli tiro. E vado in reckless. Vai. Quindi hai il vantaggio. 12 più 6, 18. Vedi che anche stavolta ti prende la clava, però vedi che non fa in tempo e gli dai abbastanza forza che gli sfugge e lo prendi praticamente su un ginocchio, perché quella è l'altezza a cui sei. Rotula 0, gnomo 1. Ale! Allora, aspetta, però questi sono da fuoco, giusto? Sì, da fuoco. Quindi questi sono quindi metà. Non li faccio 14 più la forza. 6, 20. 20. È l'11 su di 12. 20. 21. C'è un'esplosione di fuoco che vedi che non gli fa tanti danni, però gli hai senti. È arrivato a 64, se ti interessa. Okay.
Vedi che si faccia guardare intorno. Tu saresti il capo! A chi sta? A me. Tu vedi nei suoi occhi un barlume ancora, non è ancora messo malissimo. Perché tu sai che lui nella sua forma di demone è molto forte. Anche non l'hai mai vista completa. Però percepisci, hai visto questo sguardo già nelle caverne? E vedi che sta pensando se è il momento di andarsene. E lui sa volare molto veloce. 12 e 2, 14 di tiro salvezza per sbloccarmi. Passato. Adesso siamo sposati davvero. Ho tolto la mano dall'anello, è mio. Ecco, è come quando togli la mano. Lo strapperò dal tuo cadavere, a chi sa. Ah no, tra l'altro gli hai abbassato la CA di 1, quindi adesso ha 17, non 18. Quanto perché non ha più l'anello di protezione. Quanto dura l'azione del cafferano? Un'azione extra. No, un'azione extra. L'azione extra hai fatto poi. Io pensavo un'azione extra a prendere. No, darsi... un action surge il cafferano. Ah, la gioco. Vabbè, dopo. La fai dopo, la dai. Dopo. Deve fare effetto. Elfe. Le elfe. Una delle elfe. Attivo il robottino di scrudo che mi dà più 6 PF. Tanto sono messo male, non mi fa schifo. Una delle elfe. Non osare colpire il nostro signore! Vedi che congiunge le mani mormorando alcune parole, una preghiera in linguaggio demoniaco. Puff, spara, punta le mani verso di te, vedi un altro raggio di luce. Porca gnoma! E ha il vantaggio perché tu hai usato Reckless. Per fortuna. 16. Preso. Okay. Radianti, quindi non li dimezzi. Vado 1, 2, 3 con la 1, 2, 3, 2, tipo. 3. E vedi anche tu una parte della tua spalla si illumina come indicare un bersaglio. A chi sta? No, l'altra chierica, scusa. Sì, l'altra chierica invece, quella che ormai blocca pressione non gli serve più, lancia un incantesimo su di te. Te e scat. Tutti tranne tutti un tiro Krukat. Salvezza su non erano solo delle segretarie. Sempre volontà. Avevano altri attributi. La volontà cos'è? 13. Saggezza. 23. Fallito. 13. Fallito. Non sto neanche a dire quanto ho fatto. Voi due sentite come se quasi la voglia di combattere scemi lievemente. E tu soprattutto, che ultimamente ti sei sentito fortunato, senti che la fortuna è contro di te. Siete sotto Bane, avete un dado da 4 in meno a tutti i tiri che fate. Minchia. Tutti i tiri. Okay. Vabbè, basta fare come ho fatto finora e non fare tiri. Dopo le elfe? Dopo le elfe scat. Io dopo i colpi mancati ho visto lì che ha tirato fuori una piuma. Ce l'ho anch'io quella piuma! Guarda! Fuppa! Anche tu hai la piuma delle aquile giganti? Sì. Veramente? Sì. Non lo sapevo. 4 3 coboldi di un uomo che entra in una tenda a liberare un serraglio. Gandalf ci fa una pippa. Dai, dado 4. 1. Arriva l'altra. E però vedi che fa. Questa fa poco cardio. E si lancia stancamente ad attaccare qua. Era quello che avevo evocato io. Che sì, esatto, non l'hai evocata lui. La sua piuma è finta in realtà. Sì, la prima passava di qua. L'altra elfa, vai, ti due tiri per colpire. Era più 5. Più 5. 11. No. Sì. Immagino 23. 26 più 3. Più male di te. 10. Ho fatto slop. Un altro aquila. Da dove cazzo escono? Escono dalle fottute pareti. Sì, perché ci sono due buchi nella tenda. A chi sta dopo? Elfagor. Tutti in presa della costituzione. Oi. Passato. Non l'ho passato. Voglia. Credo 17. Sì, 21. 17. Il secondo round, quindi sono 3 e 3 6 danni necrotici. Ok. Questi pieni li prendi. Mentre le mosche ti iniziano a divorare. Ok. Sono danni da mettersi agli altri, non è che fanno sì, peggio. Sì. No, sono danni insieme okay. Agli altri. Se sei resistente ai necrotici sbivi di meno. Ok. Che schifo! Ti
Ucciderò tutti! E questa volta si gira a picchiare te. E vedi che lievemente alcune delle ferite si rimarginano. Recupera 10 punti ferita. Chia? Lievemente. Lievemente? Beh, su 70 che gliel'avete fatti, 10 non sono tantissimi. 20? Esattamente la 20. Che sfiga. Sì. 22. Preso e preso. Con l'artigliata sono 9 danni e 7 con il pugno. Vi farò a pezzi e comunque non potete vincere. Pensate di ferirmi, sì, potete riuscirci, ma non riuscireste mai a raggiungermi. E vedi che lievemente inizia a battere le ali e si alza di tanto così da terra, rimanendo però al momento qui. No, bravo, bravo. Però potrebbe volare. Andarsi, okay. Ma abbiamo due aquile. Abbiamo due aquile. Krukatog con una delle aquile. Sì, ma l'aquila combatte a parte. L'aquila combatte per fatti suoi. Sì. Presa. Sì. No. E dai. Quindi primo becco quant'è? Di 8. Il becco sono andato da 6 più 3. Ah, andato da 6. 9. No. Quanto sta? 30. Vedi che a un certo punto l'aquila è, ovviamente non vedi niente perché ci sono piume, sangue e urla, perché sì, è un'aquila gigante su grossa dell'elfa. A un certo punto l'aquila si alza per riprendere un attimo posizione per riattaccarla, e vedi sotto l'elfa con la veste stracciata, sanguinolenta, ancora in piedi ma messa molto male. E io pippo una dose di caffè nano ancora. Ok, continua salvezza sulla costituzione. Ok. Imbandellito. 6. Fai la tua azione normale. Ok. E poi sei stordito per un round. ti spara il viaggio. E vabbè, volevo attaccare con la balestra prima, quindi okay, vado di balestra. Vai. Volevo tornare al catechismo, ma... che palle! Stai... ti ammazzo! Punti la balestra... David parte verso l'alto, mancando un'aquila. mancando un'aquila e... inizia a tossire mentre il caffè nano ti sta uscendo dal naso e sei stunnato fino all'inizio del tuo prossimo round. La prossima volta ci sarà il sindacato delle aquile, sicuramente. Sì. Le chiamano da in culo. Dopo Alcazelser. Oh, dico, guardo. Come si chiama? Elfagor. Dico, tu, brutto bestione, non vai proprio da nessuna parte. Tiro fuori la fialetta rossa. C'ho Reckless anche per il lancio? No, sono le prove di forza. No, ok. E provo di tirargliela puntando nella parte più larga. È un tiro per colpire con destrezza. Diciamo che è il vantaggio perché è parecchio grosso e la fiala è magica. Ok. 6, il primo. Dai, no! 6 più destrezza. Yes. 7. Rimbalza dall'altro lato, colpisce il tessuto, cade per terra, non si rompe. Beh. E la guarda e fa fa niente, fa niente. Che sta? A me che mi impongo le mani e dico: no, no, io e te o ce ne andiamo da qua insieme, oppure tu non te ne andrai da qua e me ne andrò io. È l'unica soluzione possibile. Allora me ne andrò io con il tuo cadavere. No, non è una delle tue opzioni che ti ho detto. Le tue opzioni che ti ho detto sono: o andiamo via insieme o io me ne vado da qua vivo. Quindi andrò via con il tuo cadavere. No. E riparte. Avete passato un po' di tempo nelle caverne, sa cosa ti dà fastidio, quindi non ti dà ragione apposta. Elfe. Elfe. Una delle elfe mantiene Bane, quindi farà un Guiding Bolt su di te, perché c'ha il vantaggio. Non è usato Reckless questo round, no? Perché era una cosa, quindi c'ha il vantaggio comunque perché dai Guiding Bolt. 13? No. 14? Sì. Peccato. 12 danni sacri. Che non di mezzo. No. Vedi di nuovo che ti si illumina il punto della spalla. E mi sto scoboldando. L'altra invece vedete che muove le mani mormorando una preghiera, e vedete uno scintillio nerastro che si genera intorno a lei e poi svanisce. A chi sta? Non so. Dopo le elfe sta Scat. Scat. E all'aquila. Ma prima l'aquila sull'elfa.
aspetta, questa qui è quella che c'era Bane, giusto? No, questa qui è quella che ha sparato prima. Questa era quella meno ferita. Quindi quella che ha fatto Bane. Perché lui ha attaccato quella, sì, con Guiding Bolt. Devi fare un tiro salvezza sulla volontà per l'aquila. Ah, ok. Con più 2. Quindi tu quanto ha? 13 di dado? Più 2. Più 2, 15. Che vedi l'aquila che fa per attaccarla col becco, si ferma un attimo e poi puff, la colpisce in piano bucando il santuario. Boom! Tira i danni il becco, sono andato da 6 più 3. 7. Presa. E gli artigli sono più 5, più 6. Più 5. Più 5. 16. Presa. Minchia. Però deve fare un altro tiro salvezza. Aspetta, fammi vedere il santuario, giusto per sfizio. Ah, e sarà solo volontà. Tutti gli attacchi, no, se era tutti gli attacchi o... O al primo. Una fail save, match a new target, aspetta... Sì, devi fare il tiro salvezza volontà. Ok, facciamo tiro salvezza volontà. 9 più 2, 11. Vedi che fa per dare le artigliate e si ferma. Ma è merda. Ok, l'aquila fa il suo, io a questo punto le aquile stanno occupando delle chieriche e sì, ecco appunto. Chi è che era sotto Bane? Tu? Tu? Noi due. No. Solo voi due. Ah sì, sì, giusto. E allora io vado da Elfagor. Tu hai visto lui che ha lanciato una fialetta che ha preso da quella che l'altro prima, che ha preso il tessuto ed è caduta per terra. Era e le due elfe, una è messa molto male, l'altra è poco ferita. E Elfagor sembra abbastanza ferita. La fialetta quindi non si è rotta? No. Boh, allora la raccolgo. Ma questa quindi va usata! Tiragliela! Fuop! Tira. Uno. Fumble? Due. No, due più 4, 6. Tira un dado da 10, 15 o più si rompe. Si chiama scobondando. Tira un dado da 10, da 15. 15 o più. Da 15. Un dado da 15. Non esiste il dado da 15. Tira un dado da 10 se fa più di 15. Dado da 20. Ok. Meno 8, no. E poi si è corretto con da 15. Se fa 15 o più si rompe. Ah, tira un dado viola e fai due successi. Successi. Ne abbiamo, aspetta. 17. No. E vedi parte del tessuto che si inizia a fondere, poi pff, no! E a bruciacchiare. Ups! Tra l'altro la fialetta, giusto per sfizio, faceva uscire sangue da ogni orifizio, infliggendo un dado da 8 danni ogni round e dura 8 ore. Madonna mia! Quindi lui si sarebbe volato via e poi tipo 200 metri più avanti... Ups. Elfagor, quindi il tiro salvezza sulla costituzione tutti. No. Vabbè, 15. 5. Anch'io. Passato. Scusa. Tira anche per manto. Passato. Io passato. Manto. Passato. Passato. Cioè, c'hai più due in costituzione almeno? Sì, sì, c'è. C'è. Tu l'hai fallito? Sono 1 e 2. 4 danni necrotici. No. 8. Mentre le mosche continuano a aumentare. Sai che io sono ancora sui danni temporanei. Non, non riesco più a respirare. Io sono di nuovo a zero, quindi. Cioè, senza ferite, perché non sono fatto più. E... Ok, mi stavo zero BF che ero lì. Ah! Ti dà due pugni di nuovo a te. Non a lui, a lui. Ah. Perché vuole finire questa scena terribile per questa lui. Questa storia d'amore romantica. Per lui, no, per lui. 13? Direi di no. E 23. Sì. 23 sì. Questo è il pugno, quindi sono meno danni. Sono 8 danni. Ti colpisce con il pugno e recupera 10 punti ferita. Poi se qualcuno di voi lo volesse anche colpire... A chi sta? Eh? Farò pezzi. E poi sposerò il tuo cadavere. Sei contento? No, scatta. Prima di divorare la sua anima. Non lo so, ho chiesto. Prima di divorare la tua anima. Sta a te. Sta a me? Allora, c'è l'aquila sull'elfa, se è ancora viva. Sì. Critico. Tira due dadi da 6 più 3 nel critico. 4 da... 4 da... No, il becco. Il primo è il becco. 2 dadi da 6 più 3. 15 danni. Fa 45.
vedi ancora di nuovo un... Hai presente quando, quando nei cartoni animati si picchiano in due che si vede... Tipo quelli della, di Paperino che si vede il vortice, si vedono piume che partono e quando finisce vedi l'aquila che sta mangiando l'intestino dell'elfa che è sdraiata per terra. Credo che sia morta. No, è ancora... No. E poi tu, si muove su un'altra elfa l'aquila nel resto del movimento. No, e... per adesso l'aquila rimane lì a mangiare, okay. Non la comandi. Ah, ok. E... All'intestino non si comanda. No. Io non ero svenuto. Eri stordito fino... Hai perso l'azione extra del cafferano, praticamente. Ok, quindi allora vado su di lui, mi avvicino a lui e lo curo. Ok. Vedi che si infiamma, ti appoggio la mano, c'è una vampata di fuoco, oddio, però non brucia. Ah. Ma vedi che il calore è come quello di una calda tazza di tè. Ti attraversa il corpo, inizia a stare meglio. Un e fuoco recuperi... buono. Un fuoco buono. Ho usato un incantesimo sì, secondo. 11 più mio livello saggezza. No, saggezza. Di carisma. Allora 15. Minchia. Che per lui sono 30 praticamente. Mi piace incantesimi. Ah sì? Eh sì, perché lui di mezza edà è un barbaro. Ah beh sì, ah, per te sono 30. Ad Alcas... sì, ad Alcaselzer. Bene, ora mi sento meglio. Hai visto che il fuoco aiuta? E c'ha almeno 4 però. No, no, un dado da 4 in meno. Potrebbe anche essere un... Ah, ok, ok. Prima però tira per colpire. Vado di Reckless. Ok, quindi vantaggio. Ora vedrai! A forza di coniugare il futuro! Io ti smazzolo! No. Sei brutto? Non così. Non così. 18 più 6, 24. 24, è inutile che tiri il dado da 4, tanto l'hai preso uguale. Ok. Ciapa! Noto ogni mese. Tanto lo è uno. Uno tanto. Questo 9 più 7. È un 14. 9 più 7, 16. Okay. Puff, di nuovo sulla stessa rotola, senti che si piega, lui non cade per terra perché adesso sta lievemente su la rotola. Però... Ah! Chissà. Sta a me. E beh, io in realtà non è che abbia molto da fare, se non se vuoi sederti lì a guardare come va a finire. Se non no. Non ha molto da fare. Che cazzo sei? Se non avvicinarmi di ancora di più ad Elfagor e rimettendomi una mano addosso dicendogli: no, tu non mi puoi fare male, non hai ancora capito come funziona questa cosa, tu non ti libererai mai di me, hai capito? Io sono l'unica persona con cui puoi stare. E però prova ad intimidire. Fumble è contro lo stalkeraggio. Ok, in tutto. Non l'hai intimidito, ma vedi nei suoi occhi un brilluccichio di paura, anche perché tu hai un po' di conoscenze di demoni. Sai che se lo uccidete, lui tra qualche decina o centinaio di anni si tornerà. E quindi probabilmente non si libererà mai di te. A meno che non ti uccide ora. Quindi lui adesso cercherà sicuramente di non morire. A chissà. Piuttosto una maledizione. Sta alle elfe. Una è morta. L'altra ti tiene il ben, lancia un incantesimo. E recupera 12 punti ferita. Vedete che si appoggia la mano su una delle ferite dell'aquila e fa: schifoso animale, bestia immonda! Con chi sta parlando secondo voi? Con Elfagor. È giusto. E vedete alcune delle ferite che si rimarginano. Scat e aquila. Aquila sull'elfa. Tiro salvezza sulla bontà. No, fallito. Non attacca col becco. Secondo. Fallito. Si fa vedere l'aquila non riesce ad attaccare. Tocca a me che attacco Elfagor. Tactics pack. Dove, sì, dopo mettiamo due uccelli sull'elfa. Vediamo se. Sì, allora, col primo faccio 18. E col secondo critico. E a lei. Buono, due dai da 6. 4. 9 più 4, 13. Fluri. Forse 15. Ma è sempre il vantaggio. Ho sempre vantaggio su tutti? Sì. 15, quindi. In totale 15? Sì, questo è mancato. Secondo, sì. 19 è di dado. Preso. Vediamo se faccio un critico. No. Un altro dado da 6 più 4. 7.
Ed è 80. Allora, è per questo che vi odiano tutti, siete sempre in mezzo. E dove cazzo escono queste aquile? A chi sta? A lui. A lui, tutto interessamente sulla costituzione, siamo al quarto round. No, stavolta mi sa di no. Fallito. Venga la nostra precedente missione con i nani. 13. Fallito. Fallito 13. 16. Passato, solo tu. Io sono al quarto da 2. 5, 7, sono 10 danni necrotici. Oh, io sono il monaco più intoccabile della storia. Sì, tu le vedi, passano le mosche, le fermi. Un paio, tipo ce ne hai 4, 3 tra le dita. Ma è una malattia? No, sono danni necrotici, è Laura. Li di mezzo i necrotici? No. Ma se Laura non c'è? È andata via. Ma Laura c'è, purtroppo. E vedete che la tenda è sempre più piena di mosche. Vi rendete conto che più tempo passa e più le mosche aumentano, mentre continuano a uscirgli da più o meno tutti gli orifizi di Elfagor. Che bella immagine. Cosa che Calibur invece trova sexissima. Babba via. C'hai dei Baucica, wow. E fai sono spaziosi. Quei pertugi. Che sta? Il mio pertugio. Ma no, lui Elfgar. Ora che sono uscite le mosche, c'è più spazio. Vedendo che a te non ti riesce a fare più di troppo, si gira e picchia te. Brutta collo. No, però chi è? Eh? Picchia te. Picchiami. 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 18. Ho 18. E però. Con la reazione. Cosa posso fare? Tu non c'hai una cosa del monaco, non è un missile. No, ma non c'è una cosa del Drunken Master che mi sa che è un van bonus. No, Drunken Master è quando faccio flurry o se c'è disengage in primo movimento. Se no potrei fare dodge, ma devo farlo prima. Vabbè, quella prima. Quindi preso e mancato con l'altro. Sono 4 danni. Direi che li puoi sopportare. Sono ancora nei temporanei. Vedi che ti dà un'artigliata che ti colpisce il braccio. Vedi che affonda lievemente, ma mentre gratta vedi delle scintille che assorbono il colpo e l'aura si diminuisce lievemente. Chi sta? Sta Scrucatog. 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 Abbiamo scrutato, scrucato. Come siamo messi a punti ferita? Tu sei ferito. No, io non sono ferito. Lui non è ancora ferito. Noi due siamo feriti. Abbastanza. Io uso l'ultima scintilla. Ok. Per prendere fuoco, emanare fuoco e con quel fuoco curare tutti, bruciando uno slot di secondo livello. Ok, quindi come la usi la scintilla? La scintilla la uso... La mangi di nuovo? La mangio di nuovo, però questa volta praticamente la butto dentro. Ti sei drogato per tutto il combattimento, hai fatto scintilla, cafferano, scintilla, eroina, non lo so. La mischio al cafferano. No, si mischia! E mi tappo il naso per aumentare le fiamme sulla testa. Ok, quindi guarda, faccio le compressioni. Esatto, faccio teiera così da fare vapore. La scintilla, vedi che scintille iniziano a uscire dappertutto. Ti tappi il naso e iniziano a uscire dalle orecchie. La mia bocca, chiudi la bocca, iniziano a uscire copiosamente dalle orecchie. Lanci l'incantesimo e vedi. Si diffonde per tutta la stanza. Non ti usa tutti e due dei da 8. E contalo come un cura ferite di primo, però a tutti quanti. Ma voi usi un cura ferite di secondo, per quello usavo lo slot di secondo. Sì, ma la non scintilla. Potresti fare gli incantesimi ad aria, te lo sto concedendo. Okay. Io perché ho usato una scintilla. Ok, no, la scintilla era per fare l'aria. Per, per fare quell'incantesimo che vuoi fare tu, c'ha 10 minuti di tempo di lancio. 7. Vabbè, però sette. Vedete le scintille che si spargono per la stanza, alcune mosche muoiono appena sono colpite. E voi vedete, esatto, iniziare a immaginare l'elemento. Perché il malvagio gli fa effetto negativo. Sì, solo alle mosche. Vabbè. A chi sta? Mi va bene. All'aquila. Non ho capito, sicura. Sì, e poi certo. C'è l'aquila. C'è la mia aquila che attacca l'altra elfa. Vedi che stacca un pezzo di interiora della prima elfa. Che vedi che piano piano si sta sciogliendo. Che sta bruciando nel pavimento. Critico. Da 2 dadi da 6 più 3. Ci sta salvando il culo l'aquila. 8 danni. 8. E l'artiglio. 7 più 6, 13. Presa. Al pelo. Cos'era? Due dadi da 6 più 5. Era più un pelo di elfa. 10 danni. Che è una piuma d'aquila. Ah no, devi fare prima i due tiri di salvezza sulla volontà. Passato. Passato. Passato.
Ribadisco. Quindi altri 8, sì, va a 21. No, 10. Ho fatto 5 più 5. Sì, già segnati i primi. No. I primi li avevo già segnati. Quindi 8 i secondi. Ok. Basta. Okay, basta. Io avevo scritto. Ah, maledetto! Ma due acque! Te l'avevo detto, due uccelli sull'elfo avrebbero funzionato. Ah, truccato, che ha fatto? Sì, no, sì, no. Metallo, non so, elfa, però elfa, funziona. Di nuovo. L'elfa non fa niente. Era l'ultima. Sto tenendo buono. Prima di scat. Che si è curata, ok. Sì. Elfagor. Tiro la salvezza sulla costituzione. Adesso siamo al quinto. Che ancora. Che è il massimo, ma è il quinto. 20. Passato. 15. Io ho fatto 14. 18. 14 passato. Passato tutti. Ci sono sempre più mosche, ma questa volta tappando la bocca così vi coprite un po'. Non riescono a prendervi in punti particolari. A chi sta? Ah no, Elfagor, scusa. Elfagor va sul guaritore questa volta. 2 Coboldi! È perché con tutto quello che Coboldi! Acciù! E la vita più buona. Acciù! E la vita secondo. Ho fatto 2 e 5 di dado, per chi volesse sapere. A chi sta? Prima sta ronda, poi raccoglie. Meno male che c'ha Laura, che almeno quella va fatto un po' di danni, a recuperare 10 punti ferita, infatti. Minchia ancora. È ogni round. C'è Crocado che fa prima uno starnuto e scrive il primo colpo, poi gli cade una monetina con lo starnuto, la raccoglie. Chi sta dopo, scusa, di Elfagor? Crocado. E c'è l'elfa allora con l'aquila. Si sta di nuovo a me. Ma perché tocca ancora di nuovo? E infatti no, torna. Infatti. Ah, ecco. Al casezza. Vado. Ok, mi sembra che su Elfagor. Elfagor reckless. E giù col colpo speciale. Anche vantaggio. Bam, bam, in realtà bam, è vantaggio. Bam, bam, bam. Ciao. Reckless col vantaggio. Lui non è un coboldo, però è un gruppo di coboldi. Ma mi sa che. No, lui è coboldo onorario. No, è stato iniziato come coboldo. Hai fatto la cerimonia. Sì, è un coboldo onorario, quindi ha il vantaggio. Quindi non c'è bisogno di usare non reckless. Faccio reckless. Cazzo, esatto. Gli ho sparato anche il cafferano addosso. No, anche perché i coboldi violano qualsiasi legge delle regole della fisica. Sì, quindi sì, sei un coboldo. Quindi è il colpo della Thor. Di Thor. Na, 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 na. 16 la prima volta. Preso. Ok, preso normalmente. Ci sono 3, quindi 11, 11 e 7, 7 18. 18. Sei te che lo stai tenendo. Aia. Buono con la rigenerazione. Sì. È 88. Non tornerò nell'abisso. Ora che conquisteremo la città, abbiamo il nostro coboldo. E conquisteremo la caverna. A chi sta? Tecnicamente io a te. E sta a me. Tecnicamente io a te. E vabbè, ho la Morningstar. Provo ad attaccarlo con la Morningstar. Devo fare 20. Sì, è anche andato da 4 in meno. Infatti, devo fare 20. Sì. Ma io credo nel potere dell'amore. Che è non il vantaggio, è però. No. Peggio. Dov'è andato da 4? Che lo tiri? Per vedere di quanto mi toglie. Ah, per vedere quanto è meno, meno 3. Perché avrei preso la 16, sì. Meno 4 per la 12. Dai, c'ha 17. Gli ho rubato l'anello. A chi sta? Vuoi dopo... fare altra reazione bonus? O... No, non posso fare niente. Ho consumato tutto il consumabile per fare cazzate. Le elfe. L'elfa si avvicina a Elfagor e lancia un incantesimo. Ma non c'ha l'attacco di due aquile. Punto. E devo fare un tiro salvezza sulla volta. Sì, volentieri. È fallito. Fallito. Fallito 9. Ok. Sì. Sono incantesimi di primo. Lo cura di 6. 82. A chi sta? Dopo l'elfa. Scat e aquila. Aquila attacca. Tiro salvezza. Ma Dio. Questo passato. Sì, 14 per lui. 19 di dado. Presa, 2 da con l'artiglio poi, 2 da 6 più 3. Minchia. 9 più 3. Poi, 9 più 3, 12 va a 30. Aspetta, che... mantenere la concentrazione su Bane. 33 danni in tutto. È messa malissimo, è in fin di vita. A chi sta? A me, sempre, sì. Però dall'altro punto. Su Elfagor, tonfa che gli tonfo e poi vediamo dove andiamo a finire. Vai.
Vantaggio, wow, grazie a Dio. Impact Tactics. No, il primo non colpisco. Finalmente. Ho ancora un Flurry. Raffli, fai il Raffli. Flurry, ho ancora un Flurry. Vai. Mac Flurry. 18. È il vantaggio. Vantaggio. Beh, l'hai preso col 18. 18. No! È un 7. Solo con uno. Solo con uno. Solo con uno. Però 10. Però 10 danni. Boh, 92. È messo male. A chi sta? Dopo... stare me. No, sta Elfagor. Ah, recupera 10 punti ferita. Fate tutti un tiro salvezza sulla costituzione. Che è esattamente Coglione. Quello che gli abbiamo fatto questo... fatto 22. Ma potevo farli prima, porca. No, no, meglio ora perché tiro una valangata di danni. Ma chi se ne frega, cioè... Dillo te, io ne ho 14. 3. 7. 8. 5 danni da 4, ho fatto 8. 8 danni necrotici. Vabbè, oddio, poco sotto la media, eh. Parecchio, beh, un po'. 20 è il massimo. Ho fatto 1, 1, 2, 4, ok. Chi sta? No, Elfagor. 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 Come siete messi? 20. Non bene, ma è difficile vederlo sotto tutta quell'armatura. Full. Okay. 14, ma su 30. Over, anzi, over full. Io sono l'intoccabile. Attacca te con due attacchi e poi si prenderà gli altri. Tanto sa che tu non sei molto forte in corpo a corpo. Il primo attacco dipende. Preso e mancato. Sì. L'azione leggendaria, no. 4 danni. Ok. La prossima volta. E vola di 10 metri in alto cercando di uscire da uno dei buchi delle aquile. Attacco di opportunità per attaccarmi alla gamba. Tuo. Mio e del tuo. E almeno e di tutte e due le aquile, perché le due aquile stavano sulla chierica. Ma non ho già usato la reazione per la chierica. No, il turno no, perché la tua, la sua no. Solo la tua c'è l'attacco di opportunità. Okay. Io posso agganciarmi. Sì, posso provare. Perché mia, no? Agganciarti in teoria non puoi. Okay. Puoi fargli un attacco d'opportunità. Lo smazzolo. Allora, attacco di opportunità. Poi tu, perché c'hai storie passate, puoi provare ad attaccarti al piede invece di fare l'attacco d'opportunità, sempre con una prova di forza. Ah, quindi prima Claudio. Sempre che lo puoi colpire normale. Sempre col vantaggio. Sì, sì. 20 di dado. Tu ti attacchi alla gamba e ti alzi di 6 metri in alto. È diventato la gamba in più lunga, cioè è sì. Il robottone che si è attaccato. Dai, tu attacco d'opportunità. Prima l'aquila, perché me la levo dal cazzo. Mm-hmm. No. No? Poi io. 20 di dado. Io non tiro. Anche tu hai fatto 20. 20, 20, dai. 2 dadi da 6 più. Mica è la festa degli 1 e dei 20. No, tu lo fai col tonfa. Il tonfa fa dado da 6? Sì. Meno male. 9 danni, non è orribile. A 100? No, va a 91. Perché si era curato. Si è curato. L'attacco d'opportunità significa che comunque non ha il vantaggio. È vantaggio perché ha Pack Tactics, sei con Cobold. Ok. Ho Cobold onorario. Allora, visto che si sta alzando, stavolta mira i gioielli. È giusto. Ma se prima arrivavi al massimo alla roba. No, salta sul tavolo, sul tavolo di una delle elfe. Vai. E Maristo! Preso, preso. Tiene danni. Mamma mia, 8 da fuoco e 6, 3, 4, 7. Più 7, 11. Come vuoi ucciderlo? Te l'ha detto prima, i gioielli. Sì, ma come vuoi che muoia? Fagli direi hot shot 2. Ci sta, proprio dal basso verso l'alto. Lo colpisci. Vedi che mentre un'ala quasi si ferma, l'altra ala cerca di tenerlo su, scende di qualche metro. E io gli faccio, fischia! Guarda, l'altra ala fa, aaah! L'altra ala sì, inizia a scendere proprio tipo palloncino bucato. Okay. A terra, esatto, a terra con Calibur attaccata alla gamba, vedi che cade in ginocchio, gli sei praticamente all'altezza della testa. Tornerò tra anni. E la vostra città sarà distrutta e noi avremo conquistato tutto. Dagli un bacio, dagli un bacio, dagli un bacio. Io sarò qui ad aspettarti. Vedi che ti guarda, allunga una mano per cercare di tenerti lontano, di graffiarti la faccia, sembra. Gli bacio la manina.
Vedi, tu senti gli artigli che ti premono lievemente, lasciandoti una piccola ferita sulla guancia. E in quel momento si accascia per terra, vedi del fumo che inizia a uscire. Nel frattempo sentite tutte le mosche che iniziano a cadere. Si scioglie piano piano. E qui finisce il nostro mid-season di Coboldi. Ah, ho finalmente trovato l'amore. Mid-season di Coboldi che riprenderà non si sa quando. E la prossima cosa che dovete fare sarà, se volete, in teoria andare a salvare una città con una serie di demoni. Ma ci sarà tempo e luogo, sì, anche perché stupido idiota ci ha messo un mese per darvi, raccontarvi tutto quello che ha fatto. No, questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia. E voglio solo fare una chicca. Ero indeciso se darvela. Poi alla fine ho detto no, perché sarebbe stato solo troppo, solo l'ulz. In teoria sono diventato una spada, che però tu non usi le armi corpo a corpo. Se avessi fatto il paladino melee, da una spada potevi fare per il potere di Krumbal, e colpiva capitano, capitano, e tipo Battlecat era dietro così, però non cambiava niente, era solo esterno, poi non faceva un cazzo uguale. Rimaneva fermo, non faceva niente, però sembrava che facesse bruttissimo. Ma sai quante volte io avevo evoca un ciocobo oppure dai più 4 all'armatura di una cavalcatura? Io... Ah, che cazzo serve? Le aquile sono lì e poi vi chiederanno qualcosa di impegno. Vabbè, ma li anche mette loro, quindi chiedono loro. Io non c'entro. Maledetti Coboldi! Ma come Coboldo non temo le richieste di pegna da parte di un'aquila, sinceramente. No, infatti, non sono mai andate a finire. E comunque, un po' di gatto. Avendo abbattuto, non lo sanno, ma inconsapevolmente il drago. E avendo... Perché i re draghi in realtà non esistono. Quello è rianimato, cioè sono estinti. Okay. Il drago è rianimato, c'era il rituale che lo teneva. E qui era rimasto il capo dell'esercito perché non è il più combattente, più forte, non c'era bisogno che andasse in prima linea. Perché poi tanto voi eravate spariti per un mese, quindi non c'era più pericolo. Invece siete entrati in tenda evocando due aquile. È stato bello perché tutte le volte diceva sì, venite qua, ma tanto noi ci abbiamo il drago. Quale? Questo? Ah, ma noi su un eremicorni, quali questi? È stato bellissimo. Quello rituale. Ah, beh, il libro ha detto quello perché se voi andavate a dire, se lui cedeva all'inizio giusto. E andava direttamente da Elfagor, non sì. Salvavate la città, quindi quando sareste andati in città sarebbe stato tutto distrutto perché c'erano il drago e suonavano i corni, e quindi dopo qualche round iniziavano ad arrivare rinforzi. Ma la forza di volontà di Calibur. Abbiamo un drago. Ah, questo. Cioè, che poi suoneranno i corni delle mie sentinelle e arriveranno altri demoni. Ah, questi corni o questa trombetta piegata in due. Che poi Manta è andata bene. Te lo immagini se facevi te 4 aquile e io 4 aquile? Minchia. Un turno finito. No, la mia previsione. Ma non ci stavano nella tenda. La mia previsione di come sarebbe morto dopo è che. Era se... diventato. Visione di cosa sarebbe morto, che in realtà dopo che avete rotto la fialetta, c'era la possibilità che scappasse. Perché la fialetta era il modo per non farlo scappare. Giusto. Però, invece, poteva scappare. In realtà poi no, perché alla fine comunque, è proprio il pelo. Lì è proprio un da scatto, eh. Cioè, a lui le cose riescono non perché è coordinato. Quindi tira la fialetta, è come uno spazio. A me piace immaginarmela quella scena perché sei un imbecille, cioè sì. 8 di intelligenza. Che lui ha lanciato la fialetta mancandolo. E tu l'hai vista e hai detto, quindi questa fialetta non è che deve essere lanciata lì, deve essere rotta. Tu sei andato lì, l'hai presa e l'hai spaccata per terra. Tipo fialetta puzzolente, no? Esatto. Comunque, quello che avete ascoltato era Fumble, che Fumble! È il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. Se qualcuno è la prima volta che ci ascolta, non preoccupate, non sono tutte così le nostre sessioni. Sono le più divertenti. Andate ad ascoltarvi La Leggenda dei Cinque Anelli, se volete qualcosa di un po' più serio. È il primo podcast di giochi di ruolo d'Italia, ma non è l'unico, e non è neanche l'unico di Fumble GDR e di QWERTY.it, no, e no. Non è neanche l'unico al tavolo qua. Daniele, dici qualcosa tu. Perché in effetti dobbiamo dirvi che anche a Bologna ci stiamo attrezzando in realtà, e il nostro podcast, che nascerà verso fine settembre, inizio ottobre, si chiamerà Il Dado è Fratto. Abbiamo il dominio su internet, quindi la pagina è in fase di costruzione, ma potete andare a vedere digitando ildadoefratto.it su internet. E adesso stiamo giocando con un sistema inventato da noi di dadi da 10 che piano piano testeremo e miglioreremo, ma abbiamo intenzione anche di provare altri giochi e attraverso altre mini campagne.
e l'obiettivo a breve termine è quello di cercare di diventare bravi, di fare delle puntate interessanti e di farci ascoltare da un po' di gente per rilanciare anche nell'area bolognese dintorni i giochi di ruolo. E l'obiettivo a lungo termine, diciamo, chiamiamolo un sogno nel cassetto, è quello di avere un ruolo attivo nella zona del bolognese per dare delle alternative anche alle nuove generazioni. Si vedrà, insomma, siamo in cantiere. Comunque, tanto noi vi faremo pubblicità, quindi grazie mille. Seguite anche la pagina di Fumble, sia per vedere le vignette di Daniele, che escono tutte le settimane e sono bellissime. Bravo Daniele! Grazie. Sia per sapere quando finalmente il Dado e Fratto partirà, così potete iscrivervi anche quello. A proposito di iscrivervi, iscrivetevi su iTunes, iscrivetevi su Spotify, iscrivetevi su Spreaker, su YouTube, su qualunque cosa sia in grado di riprodurre uno stream audio o video, perché noi ci siamo. Tra poco ci sarà anche il Vangelo di Krubal. Il Salmo di Krubal. Potete fare delle donazioni a QWERTY per aiutarci a produrre nuovi podcast o a migliorare quelli che già ci sono, ad esempio comprando dei giochi nuovi. Abbiamo comprato lo starter set di La Leggenda dei Cinque Anelli, che verrà usato as soon as possible per un bel flashback sul passato del Mao Tsukai. Di quando ancora era buono. Allora breve. È proprio da one shot. Sì, sì, era assolutamente una one shot. Dura 5 minuti. Sì, poi diventa malvagio e uccide tutti. Settimana prossima cominciamo di nuovo con La Leggenda dei Cinque Anelli, invece, perché abbiamo lasciato finale, quasi in sospeso il combattimento in un punto abbastanza legnoso, il combattimento contro Xiang, che sarà difficile, diciamo difficile, non letale ma difficile. Spoiler! E sul letale, beh, per qualcuno sarà letale. E iniziate a segnarvi, se non l'avete già fatto, sul calendario il 22 settembre, perché alla UESM di Sesto San Giovanni c'è il Dice Games Birthday, e ci saremo noi, ci saranno un milione di altre realtà del gioco da tavola e di ruolo a far provare i propri giochi, quindi venite, anche perché sarà probabilmente l'ultima occasione per provare Clotos e Gattai prima di Lucca, quando usciranno in vendita i manuali. Quindi se non sapete ancora che cosa andate incontro, venite a provare. E saremo quelli che urleranno di più. I coboldi torneranno prima o poi, ma per adesso diciamo che è appunto un mid-season finale dove non si sa se la stagione viene rinnovata. Magari non con questo sistema, poi vediamo. Quindi per il momento purtroppo i coboldi non possono perdere contro niente. Ma Ser Calibur ha anche trovato l'amore, quindi lui è contento così. Cioè, come dicevamo a Manto, è come nasce tipo uno che va da, è come uno che va da Sauron, dice: tu sei ora sei mio marito. Lui gli dà una mazzata dicendo patetico insetto, non gli fa niente e non riesce a schiacciarlo. Non solo, ora siamo sposati, sì, e vive con lui a Mordor. Lui non riesce a ucciderlo, quindi se lo trova che si sveglia la mattina si lava i denti con l'unico anello. Sì, con l'unico anello. Eh già. È quella la cosa migliore, l'unico anello. Noi ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata. Grazie a Daniele di essere venuto fino qua. Grazie, per giocare Alka-Seltzer. Grazie Alka-Seltzer, che ha dato anche il colpo di grazia a Elfagor. E per le bellissime vignette. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e a quelli che ridevano in diretta con noi, e grazie a quelli che rideranno anche in differita. A settimana buonanotte prossima. Buonanotte! Ciao!